Bene, dalla regia mi dicono di cominciare e quindi cominciamo. Intanto mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Pierpaolo Pecchiari, chi mi ha conosciuto nella mia veste di coordinatore del Comitato per il No al referendum costituzionale del 2016. Quello che abbiamo vinto, ed è stata una delle poche cose che abbiamo vinto ultimamente. Io poi sono pure interista, quindi come dire, di vittorie poche, poco si parla in casa mia. Quindi. Anch'io. Vladimiro Giacchè, dice che è interista anche lui, non ha bisogno di presentazioni però a differenza mia, ed è qui questa sera con noi nella veste di autore di Costituzione italiana contro trattati europei, con il conflitto inevitabile. È un libro che tra l'altro abbiamo presentato durante la campagna referendaria in statale, nell'ottobre più o meno del 2016, perché già allora ci interessava fare un ragionamento sulle modifiche alla Costituzione, che non sono in realtà un'invenzione di Matteo Renzi e dei suoi. In realtà la Costituzione italiana è sotto attacco da diverso tempo. La destra, con tentativi berlusconiani fermati anche loro con il referendum del 2006, e peraltro è stata messa sotto attacco anche da direzioni di quelle che non ti aspetteresti, no? Dalla cosiddetta sinistra di governo. Adesso faremo qualche ragionamento su quello che è successo negli ultimi anni. Il tema è un tema estremamente interessante. Ne uscirà fuori, come potete immaginare, il titolo è abbastanza indicativo, parla di conflitto inevitabile, ne uscirà fuori un quadro che è conflittuale. Le Costituzioni come la nostra sono difficilmente compatibili con un assetto che peraltro è normato da trattati, non da una Costituzione di uno Stato federale, ma da trattati che non hanno nulla a che fare con appunto una Costituzione o nemmeno uno statuto delle monarchie liberali dei primi dell'Ottocento. E questo conflitto è inevitabile per un fatto molto semplice, che le nostre Costituzioni sono Costituzioni democratiche. L'impianto dell'Unione Europea è invece un impianto che non oserei dire antidemocratico, certamente non è democratico e quindi, parafrasando Riccardo Lombardi, dirò è ademocratico. Nel senso che l'Unione Europea è stata costruita senza guardare troppo, da un certo momento in avanti perlomeno, alla democraticità dei processi decisionali. Ne è uscito un assetto abbastanza stravagante, perché oggi noi non abbiamo davanti a noi uno Stato federale, e poi magari mi piacerebbe fare un ragionamento su quello che è l'unico modello di Stato federale senso stretto, che sono gli Stati Uniti d'America, vedere la differenza tra cosa è stato fatto negli Stati Uniti d'America e cosa è stato fatto qui. Ne è uscito un impianto abbastanza opprobrioso, io lo spiego con una battuta, e dico: immaginate che noi si abbia, come abbiamo effettivamente, un governo nazionale con un Consiglio dei Ministri e un Presidente del Consiglio dei Ministri, più o meno la Commissione Europea e quella roba lì. Immaginate però che il governo nazionale italiano, il Parlamento italiano non contino nulla e che invece tutte le decisioni che contano vengano prese dalla conferenza dei presidenti di regione e da conferenze, diciamo così, settoriali, tematiche fatte dagli assessori delle diverse regioni sulle diverse partite, di volta in volta gli assessori all'agricoltura, gli assessori all'industria, gli assessori allo sviluppo economico, eccetera. Ecco, questa roba, che sarebbe una mostruosità dentro il contesto di qualunque Stato nazionale, è in realtà quello che succede in Europa. Noi abbiamo una situazione per cui la Commissione Europea, che dovrebbe essere il governo di uno Stato federale, in realtà conta, diciamo così, come uno di picchiabriscola, il Parlamento Europeo è il paravento, diciamo, di democraticità della Commissione Europea, ma dietro in realtà ci stanno che cosa? Le conferenze intergovernative, interministeriali, il Consiglio d'Europa. Esattamente quella situazione che paradossale sarebbe se applicata al caso italiano, con i presidenti di regione che decidono tutto, il governo nazionale, il Parlamento nazionale che non contano niente, ecco, questa è la realtà che abbiamo in Europa. L'Europa è stata costruita così, e questo penso che verrà fuori dall'analisi che farà Vladimiro Giacchè, perché nella verità dei fatti si è pensato inizialmente con qualche fondamento e poi, perdendo un po' la bussola, che la cooperazione economica e soltanto la cooperazione economica fosse, diciamo, in grado di rendere, di dare le condizioni necessarie e sufficienti per lo sviluppo di un'unione tra Stati. In realtà questo è stato vero probabilmente nei primi anni di vita del mercato comune e poi dell'Unione Europea,
ma da un certo momento il fatto di non aver previsto la politica ha significato che questa costruzione ha cominciato a mostrare tutti i suoi deficit strutturali e ci ha portati nella situazione in cui siamo oggi. Questo mi pare che sia qualcosa che dalle tue analisi emerge chiaramente. Io butterei, prima di lasciare la parola a Divino, anche alcune provocazioni. La provocazione che voglio fare è la provocazione che consiste nel andare a cercare le differenze tra quello che è stato il processo che ha portato alla costituzione dello Stato federale negli Stati Uniti e invece il processo al quale stiamo assistendo qui in Italia. La cosa è abbastanza curiosa, perché negli Stati Uniti, dopo la guerra di indipendenza, non era per nulla scontato che le 13 colonie avrebbero dato luogo allo Stato federale. Ci fu un dibattito molto forte, molto serrato, alcuni sostenevano che i 13 stati sarebbero dovuti rimanere esattamente indipendenti, come più o meno lo erano prima. Altri sostenevano la necessità di organizzare una confederazione in qualche maniera molto lasca, soprattutto per difendersi nel caso gli inglesi fossero veramente di ritornare in Nord America, erano già in Canada per la verità. E c'è invece poi un filone di pensiero che peraltro è di quelli che erano i principali collaboratori di George Washington, che sono apertamente federalisti. Sono apertamente federalisti e sostengono giustamente che lo Stato deve essere, che gli Stati Uniti devono essere uno Stato federale e che bisogna dare a questo Stato federale una Costituzione. Una Costituzione che preveda, siccome loro si erano liberati da un potere assoluto, quello del Re d'Inghilterra, che preveda però di tagliare le unghie in maniera molto importante all'amministrazione. Questo è abbastanza curioso, perché nella realtà dei fatti noi qui in Europa assistiamo esattamente all'opposto. Cioè assistiamo a un processo che è un processo che tende a concentrare poteri nelle mani non tanto della Commissione o del Parlamento Europeo, quindi in contesti più o meno democratici, ma concentrare poteri nelle mani di tecnostrutture, di burocrazie e delle conferenze intergovernative, cosa totalmente diversa rispetto a quello che è successo negli Stati Uniti. Quindi la mia prima osservazione sarebbe che forse qui in Europa ci sarebbe bisogno di fare dei ragionamenti seri su cosa vuol dire costruire uno Stato federale. Se ci poniamo il problema di dover costruire uno Stato federale, allora forse poniamo, diciamo, la questione nell'ottica corretta. Poi le uscite possono essere più diverse, qualcuno di noi potrà essere favorevole alla costruzione di uno Stato federale europeo, qualcun altro un po' meno, altri del tutto contrari, ma almeno il tema sarebbe inquadrato correttamente. Credo che invece il tema sia inquadrato in maniera del tutto scorretta nel momento in cui si pensa di ragionare riproponendo formulette del tipo più Europa, quando più Europa significa appunto il concentramento di poteri in un contesto che è totalmente opaco e che è sicuramente ademocratico, per non dire antidemocratico. C'è in effetti un tema centrale che è proprio questo della democraticità della costruzione che si va a mettere in piedi. Negli Stati Uniti della fine 800, quando si vota la Costituzione nel 1788, ragionano molto sul fatto se si debba costruire un assetto, diciamo, repubblicano o democratico, ma attenzione che non c'entrano nulla i partiti repubblicano e democratico di oggi. Il termine repubblicano o democratico in quel periodo lì è molto, sono terminologie che sono molto usate nel dibattito pubblico, nel dibattito, diciamo, filosofico-politico della fine del secolo dei lumi, per individuare due modelli molto diversi. Quello democratico è il modello, diciamo così, che si ispira alla democrazia ateniese. Quindi è un modello, che dovessimo tradurre oggi, che prevede la massima apertura e la massima partecipazione al processo decisionale. Il modello repubblicano, invece, è il modello che poi negli Stati Uniti viene scelto un po' dappertutto, in realtà, nel momento in cui in qualche maniera si passa dai governi dei sovrani assoluti a situazioni diverse. È un modello fondamentalmente oligarchico. Chi ha in mente il modello repubblicano ha in mente la Repubblica Romana, che è effettivamente un'oligarchia. E guarda caso, le due linee di faglia del dibattito pubblico negli Stati Uniti alla fine del 1800, quando votano la Costituzione, la prima linea di faglia è tra federalisti e tutto il resto del mondo che sostengono cose diverse, la seconda linea di faglia è tra democratici e oligarchici, sono esattamente le stesse linee di faglia che ci sono oggi in Europa. Almeno a mio parere, poi non so cosa ne pensate voi, non so cosa ne pensano di Nino Giardini, però credo che in effetti c'è un tema che è quello, come abbiamo detto, della costruzione dello Stato federale o della costruzione di qualcos'altro, peraltro un tema molto sottotraccia e molto sottratto a finalità propagandistica.
propagandistiche, perché in realtà dai governi europei arriva l'indicazione, come dicevamo prima, a dare più Europa come ricetta risolutiva di tutti i nostri problemi, ma è questa Europa qui, quindi certamente non è un'Europa federale. L'altra linea di faglia è fra oligarchici e democratici. Guarda caso il fastidio con cui le oligarchie, le elite, le tecnostrutture, le burocrazie, tutto quel bel mondo, insomma, che in qualche maniera abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare per la sua azione disgraziata negli ultimi anni, ha esattamente lo stesso tipo di fastidio per quelli che sono i pronunciamenti popolari, per quella che è la democrazia, perché, come pensavano esattamente gli oligarchici, i sostenitori delle oligarchie alla fine del Settecento, è bello, come dire, aprire il sistema, ma non troppo. Perché? Perché in effetti poi, se nessuno si prende la briga di dare una coscienza politica alle masse popolari, le masse popolari poi si trasformano in una plebaglia che è preda dei demagoghi. E questo è esattamente quello che è l'interpretazione che viene data dalle elite, diciamo così, dalle elite cosmopolite, quando hai situazioni come la Brexit, quando hai situazioni come quelle che si sono verificate in Francia con l'avvento dell'estrema destra, piuttosto che non in altri paesi con l'avvento di forze politiche che vengono definite tout court o di sinistra radicale, non sono tante per la verità, oppure populisti antisistema. È molto curioso, sono passati più di 200 anni, però le linee di faglia sono sempre quelle. Questo mi aveva molto incuriosito, mi interessava da quasi 2 anni di distanza andare un po' a stuzzicarti su questa tematica. Bisognerebbe ragionare su delle vie d'uscita. Una delle vie d'uscita che qualcuno ha visto è la costruzione di partiti transnazionali. Adesso lasciamo perdere il partito transnazionale che tutti conoscono, che è il partito radicale di Pannella, che è un'invenzione postale. Ci sono dei tentativi di costruire soggetti politici transnazionali. Per la verità vengono fatti soprattutto a sinistra, un'area di sinistra, diciamo, di centro-sinistra piuttosto che non di sinistra radicale, con ovviamente finalità differenti. La destra in realtà risponde alla crisi dell'Europa con posizioni sovraniste, con posizioni di rigetto del processo di costruzione europea, quindi diciamo si chiama un po' fuori da questo ragionamento dei partiti transnazionali. La destra è sovranista e nazionalista, certamente non è transnazionalista o internazionalista come eravamo noi una volta. A noi di sinistra questo discorso della costruzione di soggetti politici transnazionali dovrebbe per la verità interessarci, visto che l'internazionalismo più o meno proletario era comunque uno dei nostri codici genetici nel passato. Però è curioso perché a sinistra mi dicono che in realtà c'è chi avversa profondamente questo tipo di processi. A me hanno raccontato di un intervento che è stato fatto da Fassina questo fine settimana a Fiuggi, in cui discuteva proprio di questo e sosteneva che in realtà chi oggi cerca di costruire soggetti politici transnazionali in realtà fa il gioco delle elite che sono ben contente di spostare, diciamo, tutto il peso tutta la scena politica, diciamo così, sul versante europeo, depotenziando totalmente il livello nazionale, perché immaginano che mentre a livello nazionale possono avere qualche problema, a livello europeo sono sicuri comunque di vincere. Come se uno dicesse: io Coppa dei Campioni vinco sempre, mentre invece il campionato qualche volta lo posso anche perdere, quindi il campionato non lo voglio giocare più, non mi interessa più di tanto, cerco di vincere sempre la Champions. Questa è la ragione che ha fatto, non in questi termini così semplicistici e dozzinali come lo sto facendo io, Stefano Fassina, avrebbe fatto questo tipo di ragionamento. La mia, non so quale sia la tua opinione, la mia personalissima opinione è che in realtà un partito transnazionale in realtà sarebbe un partito di cui ci potrebbe essere bisogno, se fossimo in grado di costruirlo, perché se è tema da cenacolo di intellettuali o da ceto medio riflessivo, che è quel ceto medio riflessivo che sempre abbonda alle iniziative pubbliche della sinistra, ma poi purtroppo nell'urna elettorale pesa relativamente poco, è un discorso che non va molto lontano. Quindi bisognerebbe non soltanto preoccuparsi di costruire un partito transnazionale, ma preoccuparsi anche, questo va di pari passo con il tentativo di risolvere i problemi che la sinistra ha in questo periodo, bisognerebbe preoccuparsi anche di come insediarlo nella società e nei territori, come dico io, è un'espressione abbastanza bruttarella, ma prende l'idea della necessità di preoccuparsi del radicamento sociale, diciamo, di una formazione politica. Se si riuscisse a fare questa operazione, probabilmente avremmo fatto il terno all'otto. Difficile riuscire a immaginare, perché è un percorso tutto da scrivere, come si possa muovere qualche passo in avanti in questa direzione. Questo è un tema che probabilmente sarà il tema che è centrale per chiunque arrivi dalle esperienze politiche di sinistra
nei prossimi decenni, perché non è questione sicuramente che si risolve velocemente. Ecco, io ho buttato qui un po' di provocazioni, spero di aver provocato abbastanza, adesso però mi fermo e lascio la parola a Valerio Giacchè per sentire che cosa ci dice del libro, a distanza di qualche anno per la pubblicazione, perché la pubblicazione è del 15, quindi immagino che poi tu abbia aggiunto, abbia avuto modo di fare riflessioni aggiuntive rispetto a quelle che avevi sviluppato nel 15. Ma dunque, intanto grazie molte anche a voi e anche per questa presentazione che offre anche diversi spunti importanti, credo abbastanza di attualità in un certo senso, nel senso che siamo in una fase in cui si discute molto di Europa, di cosa farne, e contemporaneamente siamo in una fase di stallo delle istituzioni europee, uno stallo non casuale secondo me, ma su questo tornerò più avanti, perché ovviamente favorisce qualcuno e danneggia qualcun altro, ma è comunque significativo, nel senso che è evidente che questo progetto incontra una grave crisi a causa del fatto che determinate sue modalità di funzionamento hanno enormemente aggravato gli effetti della crisi in questa parte del mondo, e questo è una cosa che ormai è palesemente, è così chiara che ormai la riconoscono quasi tutti. La crisi, come sapete, è nata negli Stati Uniti, ma dopo pochi anni loro ne erano sostanzialmente usciti, nel senso che avevano recuperato i livelli di prodotto interno lordo precedenti. Come sapete, l'Italia non l'ha ancora recuperato, o è lì, a 10 anni dalla crisi, e in generale l'Europa è stata una zona di, non solo di deflazione, ma di basso prodotto interno lordo, di bassa crescita del prodotto interno lordo. È stata la zona del mondo, non soltanto del mondo cosiddetto sviluppato, ma del mondo in assoluto, in cui si è cresciuti di meno. E l'eurozona, all'interno di questa zona, è quella che è cresciuta di meno. Evidentemente non è un caso, c'è qualcosa che ha a che fare anche con i meccanismi di funzionamento. Il nostro tema però non è questo, anche se qualcosa proverò a dire anche su questo tema, perché secondo me è un tema ovviamente rilevante, perché è chiaro che una cosa, la metto in maniera un po' brutale, può essere anche antidemocratica, ma se poi funziona economicamente forse riesce a stare in piedi. Se non è democratica e neanche funziona, beh, insomma, è più facile che ci siano delle fragilità che, ad analogia di quanto è successo nei paesi dell'est qualche decennio fa, diventino proprio dei fattori di rottura. Ma il nostro tema è appunto un ragionamento sulla, una sorta di confronto vorrei fare, insomma, sulla compatibilità, sulle caratteristiche della Costituzione italiana e quello che di diverso ha la configurazione istituzionale dell'Unione Europea. Inizierei con una, direi con una tautologia, però ultimamente pare che le tautologie siano rivoluzionarie, per cui lo faccio senza vergognarmi troppo. Ogni Costituzione rappresenta un punto di equilibrio tra interessi e valori in conflitto tra di loro, di quella società, e al tempo stesso esprime un modello di società. Ovviamente la nostra Costituzione non fa eccezione. Nel caso della nostra Costituzione, questo modello di società, come è stato definito molto bene, non soltanto per la nostra Costituzione, ma per l'insieme delle Costituzioni nate dopo il fascismo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo modello è stato definito come quello di un capitalismo interventista nel quale lo Stato ha un posto rilevante e che è reso flessibile grazie all'azione della Banca Centrale dal punto di vista economico. Questa è una definizione di Ayman Minsky, che era un economista statunitense. In Italia c'è qualcosa di specifico però. In Italia questo modello, che è comune ad altre costituzioni del dopoguerra, direi senz'altro a quella tedesca e anche appunto i tentativi fatti in Francia,
Questo modello nella Costituzione italiana ha qualcosa di più, cioè è stato arricchito da un concetto dinamico di democrazia, il concetto di democrazia progressiva, per il quale la democrazia ha il compito di promuovere l'eguaglianza e la libertà dei cittadini, che, attenzione, sono visti come termini sostanzialmente indissolubili. Cosa consegue da questo? Consegue che non soltanto la centralità del lavoro, come è noto, la Repubblica italiana, la nostra Repubblica, è fondata sul lavoro, come dice l'articolo 1. Ho visto che recentemente c'era qualche polemica sul presunto bolscevismo di questo enunciato, che è stato voluto all'interno della Costituente da un pericolosissimo rivoluzionario che rispondeva al nome di Amintore Fanfani. Allora, nella Costituzione italiana abbiamo il lavoro, la centralità del lavoro, la centralità del diritto al lavoro, che sono menzionati nei primi articoli. Lo ripeto, articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ma, attenzione, questo diritto non è un diritto che serve per sé soltanto, ma questo diritto e ovviamente il diritto enunciato all'articolo 36 a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, è centrale nell'impianto della nostra Costituzione per garantire la realizzazione stessa della democrazia. E infatti, all'articolo 3,2 della Costituzione, si legge: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tradotto in pratica, io posso avere i più bei diritti civili del mondo, ma se sono un disoccupato o se faccio fatica a campare col mio lavoro, sarò ricattabile e non potrò partecipare alla vita democratica così come può qualcuno che ha più mezzi di me. Questo è un principio assolutamente fondamentale. Questi articoli, lo sottolineo perché a volte questo aspetto viene dimenticato, rientrano tra i principi fondamentali che sono gli articoli da 1 a 12 e che sono non abrogabili e rappresentano le finalità che devono assolutamente essere perseguite dalla Repubblica. Gli articoli successivi, e in particolare gli articoli relativi ai rapporti economici che sono enunciati agli articoli 35 da 35 a 47, sono gli strumenti per l'attuazione dei valori e dei diritti previsti nei primi articoli. Questi strumenti, attenzione perché anche qui c'è una particolarità della Costituzione italiana, disegnano un'economia mista, cioè non c'è una preferenza per un modello di società. Il grande compromesso storico della Costituzione italiana, l'unico compromesso storico, scusatemi, degno di questo nome nella storia repubblicana, era proprio, consisteva nel fatto di non esprimere una preferenza per un modello di società in astratto. Non c'è una preferenza per una forma di proprietà rispetto a un'altra, e ne sono previste tre nella Costituzione: pubblica, privata e cooperativa. Però è attribuita un'importanza notevole al settore pubblico dell'economia ed è tra l'altro prevista la possibilità di espropriare a fini di utilità generale, con indennizzo, imprese o categorie di imprese che abbiano carattere di preminente interesse generale. Questo è quanto dice l'articolo 43, che è stato applicato ad esempio in occasione della nazionalizzazione dell'energia elettrica negli anni 60. Allora, è difficile immaginare un mondo più lontano da questo di quello disegnato nei trattati europei. Almeno, voglio fare una limitazione, qualcuno è più radicale di me, dice che è sempre stato così dal 57 in poi. Io sono, come noto, un moderato e quindi dico che almeno a partire dall'atto unico europeo dell'86 e sicuramente
col trattato di Maastricht, questo mondo è lontanissimo da quello della Costituzione. È sufficiente leggere i trattati per intendere che nell'Unione Europea, e in particolare nell'Eurozona, cioè in quella zona che è creata dal trattato di Maastricht e che si è dotata di una moneta comune, cosa succede? Da un capitalismo interventista nel quale lo Stato ha un ruolo rilevante che è reso flessibile grazie all'azione della Banca Centrale, siamo tornati al sistema precedente, quello che lo stesso Ayman Minsky, senza riferirsi assolutamente all'Unione Europea, definiva un sistema che possiamo caratterizzare come un capitalismo nel quale lo Stato ha un ruolo marginale, che è vincolato dal sistema aureo, il nostro sistema aureo si chiama euro, ma è la stessa cosa, ed è ispirato alla filosofia del laissez-faire, cioè alla filosofia del liberismo, diremmo oggi. Le cose purtroppo stanno esattamente così. Sin dai primi articoli del trattato sull'Unione Europea c'è un'enfasi molto forte su aspetti come la forte concorrenza tra Stati, tra sistemi economici all'interno dell'Unione, sulla stabilità dei prezzi e sull'indipendenza della Banca Centrale dai governi. Già una prima lettura dei trattati emerge come questi principi siano sovraordinati rispetto a tutti gli altri. È chiaro che se io leggo l'articolo 3 del trattato sull'Unione Europea posso essere contento perché c'è tutto, no? C'è il rispetto, c'è addirittura, è molto bello perché è una delle enunciazioni più retoricamente riuscite, diciamo, di questo trattato, che letterariamente è ovviamente anche da un punto di vista letterario molto inferiore alla nostra Costituzione. L'Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, che già compare quasi subito, su un'economia sociale di mercato. Poi, siccome noi hanno detto economia sociale di mercato, però fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione, e qui siamo tutti molto felici, e al progresso sociale, qui siamo felicissimi, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente, qui sono felici quasi tutti. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. Poi si va alla ciccia. La ciccia è nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e segnatamente negli articoli 119 e 127, in cui si scopre che le cose non stanno precisamente così. Perché? Cosa fa l'Unione Europea secondo l'articolo 119? Qual è l'azione dell'Unione Europea? Alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, cioè soltanto quando questo obiettivo è conseguito, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. L'articolo 127 dice più o meno la stessa cosa con le stesse parole, però siccome magari qualcuno può dire ma però non ce lo cita, ci deve essere qualcosa di diverso, lo cito. L'obiettivo principale del sistema europeo di banche centrali, l'articolo 127 si riferisce a quello, in appresso denominato SEBC, è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il sistema europeo delle banche centrali sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea, che era quello che avevo letto prima. Cosa è successo? È successo che noi abbiamo degli obiettivi generali posti sullo stesso piano all'articolo 3 e magicamente, quando si crea l'euro, perché entrambi gli articoli hanno riferimento a quello, gli articoli 119 e 127 di colpo sovraordinano un articolo rispetto agli altri.
e questo articolo è quello relativo alla stabilità dei prezzi. Il valore supremo da Maastricht in poi è la stabilità dei prezzi. Non è presente, e questo è il valore ed è anche l'obiettivo della Banca Centrale, come sapete. E qui c'è una differenza importante rispetto agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la Banca Centrale ha due obiettivi: uno è la stabilità dei prezzi, l'altro è il mantenimento di un elevato livello di occupazione. Questo nel trattato di Maastricht non c'è. Questo è stato rilevato già all'epoca della firma del trattato da Guido Carli, che fu uno dei nostri, un altro pericoloso rivoluzionario, che fu uno dei nostri negoziatori in quanto faceva parte del governo Andreotti, che fu quello che negoziò il trattato di Maastricht. Lui stesso ha scritto nei suoi ricordi di aver tentato di introdurre l'altro motivo, l'altro obiettivo, e direi, a somiglianza di quello che hanno fatto i governi italiani da allora in poi, non è riuscito nel suo obiettivo e ha firmato lo stesso, perché comunque che problema c'è? Ci si integra un po' di più e va meglio, no? Ho visto che è uscito un libretto proprio sull'atto della firma di Carli, di retroscena, eccetera, non l'ho letto. La verità è che Carli molto lucidamente dice: guardate, questa roba qui non va bene, perché non si può sovraordinare la stabilità dei prezzi. La verità è che questo, quando io dico che questa roba qui non c'entra molto con la Costituzione, dico una cosa molto semplice. Il concetto di stabilità dei prezzi nella nostra Costituzione non è neppure enunciato, voi non lo trovate in nessun articolo. Ma non solo, questa centralità non è un'altra cosa rispetto alla centralità del diritto al lavoro, è contraddittoria rispetto alla centralità del diritto al lavoro. Questo è un punto assolutamente fondamentale, nel senso che in questo contesto, nel contesto creato da questi trattati, configurati in questa maniera, delle politiche economiche e fiscali, poniamo, di stampo keynesiano, che siano finalizzate al sostegno della domanda aggregata al fine di avere un elevato livello di occupazione, sono proibite in quanto genererebbero inflazione. Questo è un punto assolutamente essenziale che noi poi ritroviamo ad ogni nostra manovra, poi grazie anche all'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione, magari dico qualcosa proprio su quello, ma è un punto assolutamente centrale. Se questa cosa, ecco, diciamo che qui faccio anche una riflessione un po' autobiografica, per quel poco che vale. Molti di noi si sono resi conto di questi limiti dei trattati non quando sono stati firmati e neanche due mesi dopo. Se ne sono resi conto durante la crisi, quelli più bravi già avevano cominciato prima, ma diciamo quelli un po' mediocri come il sottoscritto, se ne sono resi conto durante la crisi, perché le politiche che venivano proposte erano politiche che erano corrette dal punto di vista dei trattati. È falso quando si dice i trattati vanno bene, le politiche sono sbagliate. No, le politiche che sono state proposte hanno, al limite in alcuni casi, e questo ovviamente avrebbe potuto essere contrastato da qualcuno che, a differenza di Carli e di tutti i nostri governi, avesse voluto non limitarsi a firmare quello che gli veniva proposto, hanno estremizzato alcuni aspetti negativi dei trattati. Certamente il fiscal compact, che peraltro non fa parte dei trattati, però estremizza alcuni aspetti dei trattati, ma è il trattato di Maastricht che dice: dà degli obiettivi di finanza pubblica, non dà degli obiettivi di finanza privata, e dice sostanzialmente, crea i presupposti per impedire determinate politiche che sarebbero invece essenziali, soprattutto in una fase di crisi. Di questo c'è una prova che è importantissima per questo paese. Allora,
voi sapete che ogni anno c'è quella commedia, francamente non artisticamente non di grande livello, che consiste nella negoziazione italiana di qualche 0,% da sforare per conseguire X obiettivi. Questa su cosa è basata? È basata sul fatto che la Commissione Europea dice: voi avete un livello di indebitamento strutturale, non il debito pregresso, è il deficit che state facendo adesso, che è molto elevato. Un tempo il limite era il 3%, come dovremmo tutti sapere, ma purtroppo non lo sa quasi nessuno, ormai il limite è 0% da quando abbiamo introdotto il fiscal compact, ma se fosse il 3 non sarebbe qualitativamente diverso, e bisogna giudicare se i paesi sono in condizioni tali da poter avere qualche sconto rispetto a quel limite. Ok? Come si fa a determinarlo? Beh, ovviamente la Commissione Europea che determina questa cosa, no? Come fa a determinarla? In una maniera un po' astrusa, io proverò però a spiegarla in poche parole, spero di non essere troppo complicato, ma insomma, astrusa sino a un certo punto. La Commissione Europea cosa dice? Dice: guardate, voi avete la possibilità di sforare un po' rispetto ai limiti che vi sono dati, a meno che non vi chiamiate Francia, in questo caso potete sforare quello che volete. Quando a Juncker fu detto, dice: ma scusi, ma perché la Francia può fare il 4% di deficit, il 5,5%, chi più ne ha più ne vuole? Le ha fatti fra l'altro questi sforamenti quando il ministro delle finanze era Moscovici, quello che adesso fa gli esami all'Italia. Juncker ha detto la cosa vera, come sempre, perché in vino veritas, come sapete, ha detto: ma perché la Francia? Perché la Francia è la Francia. Ora, al di là della Francia, però, evitando questo caso limite, diciamo, cosa fa la Commissione Europea? Dice: voi avete un prodotto reale e un prodotto potenziale. Se il vostro prodotto reale è molto al di sotto del potenziale, avete dei margini di flessibilità. Ok? Come si fa a sapere che questo prodotto reale, come si fa a calcolare prodotto potenziale e prodotto reale? Si calcola in base al tasso, cosiddetto tasso naturale di disoccupazione, che è una follia concettualmente, ma lo usano, o meglio, tasso di disoccupazione non inflazionistico. Che cos'è? Il tasso di disoccupazione non inflazionistico, calcolato su una serie di parametri, che peraltro il centro di studi economici che presiedo ha di cui ha dimostrato la fallacia un 3 anni fa, ma lasciamo da parte anche questo. Cosa dice? Il tasso di disoccupazione non inflazionistico è il tasso che tu non puoi, è il tasso giusto di disoccupazione che non puoi ridurre se non creando inflazione. Ok? E questo entra nella determinazione dell'indebitamento strutturale e quindi delle politiche di espansione massime consentite. Questo tasso è stato determinato dalla Commissione Europea per l'Italia ancora nel dicembre del 2016, era del 10,4%. Oggi la Commissione Europea stima il nostro tasso di disoccupazione non inflazionistico, cioè quello che andrebbe bene secondo loro, e che se lo riduciamo lo possiamo ridurre solo creando inflazione, quella cosa bruttissima, lo calcola al 9,9%. Attualmente il nostro tasso di disoccupazione, come sapete, è superiore, è all'11%. Perciò un piccolo margine per qualche manovrina ce l'abbiamo. La verità è che nessuna politica di espansione di bilancio reale, cioè sostanziosa, cioè seria,
è consentita su queste basi. Ma soprattutto la Commissione europea oggi ci dice che secondo lei è normale che in questo paese il 10% delle forze di lavoro siano disoccupate. Allora, questa impostazione sarebbe apparsa, come del resto è, folle ai nostri costituenti ed è sicuramente in conflitto con la nostra Costituzione. Perché la nostra, e qui veniamo alla radice, diciamo, della vediamo con molta chiarezza appunto il contrapporsi di questi due modelli istituzionali, perché per la nostra Costituzione è fondamentale il diritto al lavoro, e se anche c'è un po' di inflazione va bene così, per l'Unione Europea è fondamentale l'inesistenza dell'inflazione e quindi va bene una disoccupazione al 10% per l'Italia, per la Spagna mi pare sia all'incirca il doppio e via così. In altre parole, se seguo il trattato di Maastricht debbo subordinare alla stabilità dei prezzi il perseguimento del diritto fondamentale previsto dalla Costituzione Repubblicana. E, come ripeto, in alcuni casi, come quello, l'esempio che vi sto facendo, sono in contraddizione questi due obiettivi. Cosa si può concludere da questo? Si può concludere che il modello di società dei trattati europei è estraneo e incompatibile con quello, rispetto a quello della nostra Costituzione. Io ve lo dico proprio come la penso. È un modello sociale regressivo, nato sull'onda del fondamentalismo di mercato conseguente al crollo del muro di Berlino e del trionfo dell'ideologia neoliberale, nonché delle farneticazioni degli anni 90 sulla fine della storia. Questa è l'humus culturale in cui nasce il trattato di Maastricht, che è il trattato, appunto, che potremmo definire il neoliberismo reale, no? Volendo si potrebbero vedere altri aspetti, ad esempio, secondo uno dei principali esponenti della BCE dei primi anni, Otmar Issing, il trattato di Maastricht era fantastico perché realizzava un'altra cosa, cioè la denazionalizzazione della moneta, che era uno dei capisaldi del pensiero di Hayek. Però secondo me è abbastanza vero anche questo, però non è questo probabilmente il punto principale. Cosa prevedono i trattati in concreto? Prevedono uno stato residuale il cui ruolo è confinato all'intervento in caso di fallimenti del mercato, per cui è l'eccezione e non la regola l'intervento dello Stato. Di fatto viene smantellata anche l'equivalenza tra le varie forme di proprietà che era invece prevista nel Trattato di Roma ancora. Ovviamente è dato un'enfasi, l'abbiamo già citato prima, nella forte competizione tra paesi fondata su cosa? Fondata sul dumping sociale e sul dumping fiscale, perché sulle materie fiscali e quelle di politica e sociale del lavoro si può votare soltanto all'unanimità all'interno del Consiglio europeo, il che significa che è sufficiente che la Lettonia alzi il ditino, per cui tu non puoi mettere degli standard sociali comuni. E questo è perfettamente logico, perché nel momento in cui io ho una moneta unica e quindi non ho nessuna possibilità di agire sulla flessibilità del cambio per recuperare competitività, inevitabilmente si scarica tutto sul costo del lavoro. Ma uno può dire no, momento, ci sono gli investimenti. Noi abbiamo visto durante la crisi che cosa è successo? È successo quello che succede durante la crisi, che gli investimenti privati crollano, nel nostro paese sono crollati, questo è uno dei motivi per cui la crisi che stiamo tuttora vivendo è la crisi peggiore dall'Unità d'Italia in tempo di pace. Sono crollati nel momento peggiore, erano crollati del 35%, 30%, una cosa che non ha riscontri in tempo di pace
dal 1861 in poi. A questo punto, secondo le teorie economiche che hanno fatto tesoro della crisi del 29, cosa succede? Interviene lo Stato con i suoi investimenti. È la grande lezione di Keynes. Io non sono personalmente un fan del pensiero economico keynesiano, credo che abbia anche molti limiti, però questo, voglio dire, se Keynes dice che fuori c'è il sole e c'è il sole, credo che sia giusto prenderne atto, insomma, che dice una cosa giusta. Non si è stati capaci neppure di questo. E non solo non sono state consentite delle politiche anticicliche, ma sono state imposte ad alcuni paesi, tra cui il nostro, in base a questa ideologia, delle politiche procicliche, che hanno avuto il meraviglioso effetto di deprimere il prodotto interno lordo, distruggere la domanda interna, e questo è stato teorizzato dal signor Monti, che in un'intervista a una televisione straniera, devo dire non italiana, ha detto: noi stiamo distruggendo domanda interna attraverso il consolidamento fiscale. Perché l'obiettivo qual era? Siccome la crisi, che non nasceva dal debito pubblico, ma nasceva dagli squilibri tra le bilance commerciali all'interno dell'Eurozona, era una crisi per cui io accumulavo uno squilibrio di bilancia commerciale, gli squilibri di bilancia commerciale si risolvono in due modi: o esportando di più o importando di meno. È chiaro che se io distruggo domanda interna, importo di meno, e infatti poi è stato recuperato il gap. Il prezzo qual è stato? Un crollo del prodotto interno lordo, se vogliamo dire crollo, un calo molto pronunciato del prodotto interno lordo, la distruzione di un quarto della nostra capacità produttiva, tra un quinto e un quarto, e magicamente l'aumento del debito pubblico. Il che è abbastanza curioso se ci pensate, perché di una cosa possiamo essere convinti, ossia che Monti, quando è arrivato, aveva un obiettivo, che era la riduzione del debito pubblico. Ci ha lasciato col 13% in più di debito pubblico. Questo in realtà, per chiunque conosca le divisioni e le frazioni, non è una cosa così strana, perché siccome il debito è quello che noi chiamiamo debito, è il rapporto del debito sul prodotto interno lordo, è chiaro che se il denominatore, quello che sta sotto, mi cala, anche se io riduco di un pochino il debito, peraltro è anche aumentato, ma comunque diciamo, poniamo che l'ho ridotto un pochino, se il prodotto diminuisce di più, il debito aumenta, che era come volevasi dimostrare. Per ridurre il debito c'è una sola via maestra, che è la crescita, ma queste politiche hanno impedito la crescita. Queste politiche sono assolutamente in linea con i trattati. Forse gli è stata data qualche enfasi in più col fiscal compact, ma il concetto è quello lì. E allora, e guardate che cosa significa questo? Significa molto semplicemente che tu, quando devi recuperare competitività, lo fai a spese del lavoro. Questa cosa non la dico io, l'ha detta la stessa Commissione Europea, in particolare un testo in cui si dice questo: venuta meno la possibilità di svalutare la moneta, i paesi della zona euro che tentano di recuperare competitività sul versante dei costi devono ricorrere alla svalutazione interna, contenimento di prezzi e salari. E poi aggiungono, era un testo sulla disoccupazione: questa politica presenta però limiti e risvolti negativi, non da ultimo in termini di aumento della disoccupazione e del disagio sociale, chissà perché. Allora, io credo che ovviamente il tema, diciamo, istituzionale non è l'unico tema, perché se noi dobbiamo confrontarci con quello che è successo in Europa negli ultimi 20 anni, ci sono anche delle scelte politiche concrete che alcuni stati hanno assunto. In particolare penso all'agenda 2010 di Schroeder, e diciamo, da un lato noi, questo cosa ha creato? Che da un lato noi avevamo la moneta unica, che impediva ogni recupero di competitività sul livello del lavorando sul cambio. Recuperi di competitività, attenzione, spesso vengono considerati una malevola iniziativa dei paesi un po' ritardati, no? Le svalutazioni.
come la storia ci insegna, le svalutazioni l'Italia non l'ha mai volute fare. L'ultima svalutazione seria che abbiamo fatto, quella del 92, Ciampi si è svenato, quasi ridotto al lumicino le riserve della Banca Centrale pur di non farla. Il problema è che entrano in quel caso in gioco meccanismi di mercato abbastanza automatici. Un'economia va un po' meno bene, la relativa moneta sarà comprata di meno dagli investitori internazionali dell'economia che invece va meglio. Il punto è che questo crea comunque un meccanismo di riaggiustamento automatico ed estremamente rapido, che rende immediatamente più convenienti le esportazioni del paese in difficoltà e gli consente di recuperare terreno. È chiaro che se tu elimini questo, hai bisogno quantomeno di un gioco molto cooperativo di tutti gli stati. Questo gioco, come precisavo prima, è già, come dire, proibito dai trattati, perché si parla di forte competizione. Voi non dovete cooperare, dovete competere tra di voi, ma è stato interpretato abbastanza correttamente in questo senso dal paese più forte dell'area valutaria, cioè la Germania, che dal 1999 al 2008 ha visto i suoi salari diminuire in termini reali, nonostante aumenti di produttività dell'ordine del 14%. Non solo non è stata trasferita ai salari, ma soprattutto nei comparti esposti alla concorrenza internazionale, quelli dediti all'esportazione, c'è stato un calo in termini reali del 9%. Questo l'ha dichiarato in un suo articolo molto bello che consiglio di leggere, Bofinger, un articolo uscito su Luxeo nel 2015, sul ruolo della moderazione salariale tedesca nella crisi europea. La verità è che c'è stato, al di là dell'agenda 2010, che è quella che ha precarizzato il lavoro in Germania, dando un taglio fortissimo ai sussidi di disoccupazione, creando i meno job, eccetera, c'è stato in parallelo un contratto di lavoro nel settore metalmeccanico in cui i sindacati tedeschi hanno accettato questa riduzione del costo del lavoro, in cambio di cosa? In cambio ovviamente del fatto che sarebbe partita una politica mercantilista molto aggressiva nei confronti di altri paesi, e quindi sarebbe stato salvaguardato il posto di lavoro delle persone che si vedeva ridurre lo stipendio. È chiaro che a fronte di politiche di questo tipo e a fronte di quella rigidità sul cambio, le cose non potevano andare in maniera molto, molto diversa da come sono andate. Peraltro, se noi torniamo ai trattati, i trattati sono una cosa, le politiche sono un'altra, benissimo. Sta di fatto che il fiscal compact, il fatto di costituzionalizzare, cioè di inserire, non userei mai il termine costituzione per i trattati europei, il fatto di istituzionalizzare il fiscal compact, cioè di inserirlo nei trattati, è stato, adesso qualcuno di questi sta un po' facendo il furbo, ma è stato richiesto dai parlamentari uniti nella lotta, diciamo così, del Partito Popolare Europeo e del Partito Socialista Europeo, con una mozione congiunta di qualche anno fa, la mozione Brok-Bresso, forse il secondo nome vi dice qualcosa, che ha chiesto addirittura che il fiscal compact sia inserito, quello che dice che il deficit deve essere zero e che deve ridurre di ogni anno del 5% la parte del debito che cede il 60% del PIL. Grazie alla cura Monti ad altro e alla crisi, noi attualmente abbiamo oltre il 130% di debito sul PIL, e quindi una manovra di questo tipo significherebbe stroncare l'economia italiana per 20 anni se noi volessimo ridurlo del 5% anno quella parte di debito. Però vedo che c'è ancora qualcuno che ci crede. Ho visto Cottarelli, vabbè, è impossibile non vederlo perché è in televisione a tutte le ore, ma diciamo, mi è capitato anche a me, insomma, anche guardando molto di rado la TV, di vedere Cottarelli che sostanzialmente diceva: dobbiamo fare un avanzo primario, chi offre di più? 4%, 5%, 6%, come se fosse una cosa semplice, indolore, senza nessun effetto sull'economia.
Detto questo, io vorrei aggiungere qualcosa anche su una, quella moneta che è inclusa nei trattati. In realtà qualcosa ho già detto al riguardo, però ci tengo a precisare una cosa. Anche in questo caso uno degli equivoci più grossi è quello di chi dice una moneta è solo una moneta. Questo è un caso in cui la tautologia è falsa, perché una moneta non è soltanto una moneta. Una moneta incorpora un determinato modello di società e una determinata cornice istituzionale. L'euro è la cornice istituzionale che ho descritto prima del Trattato di Maastricht, punto. Così come, se vogliamo un esempio più estremo, c'è quello che è successo in Germania quando c'è stata l'unificazione monetaria. L'unificazione monetaria cosa ha significato? Esplicitamente, era questo l'obiettivo dei tedeschi dell'Ovest al Ministero delle Finanze, che hanno fatto questa roba che dal punto di vista economico era assolutamente demenziale, cioè far sì che un paese che aveva una moneta non convertibile, molto più debole della loro, si unissero le monete e praticamente a un tasso di cambio per cui addirittura di 1 a 1, quando il tasso ufficiale era 1 a 4,44 all'epoca, si unissero e, diciamo, in un'unica moneta. Bene, qual era l'obiettivo che questi signori si prefiggevano? L'hanno scritto. Noi abbiamo bisogno di portare il modello economico della Germania Ovest all'Est. Il modo per portarlo è la moneta. Appunto perché la moneta incorpora tutta una serie di caratteristiche di, come dire, di presupposti giuridici e di funzionamento della società di un certo tipo. Cosa ha significato l'adozione dell'euro? Dal mio punto di vista ha significato l'adozione del modello neoliberale, la banca centrale indipendente alla quale è vietato finanziare il debito pubblico, cosa che avrebbe fatto cascare i capelli ai nostri costituenti, la concorrenza imperniata sul dumping sociale e fiscale, è tutta inclusa in quel pezzo di metallo lì, perché quel pezzo di metallo esprime dei rapporti concreti di questo tipo. E l'abbiamo visto quando si è provato, qualcuno ha provato a fare qualcosa di diverso, uscire dalla morsa, ossia, come sapete, il governo greco, che è stato richiamato all'ordine, ricattato chiudendo i rubinetti che alimentavano le loro banche e alla fine privato sostanzialmente della sovranità democratica. Perché quando io voto un referendum in maggioranza, nonostante pressioni fortissime, in grande maggioranza una cosa, e tre giorni dopo il mio governo è costretto a dire no, la firmo lo stesso questa cosa, vuol dire che quel paese non ha più una democrazia autonoma. E infatti i trattati prevedono l'enforcement di procedure, incentivi, sanzioni che sono coerenti con questo modello di società e con questo modo di funzionamento della società. Cosa ha comportato tutto questo in concreto? Ha comportato un'alterazione drammatica dei rapporti di forza in Europa. Questo è uno degli aspetti che spesso, soprattutto quando, come dire, il nostro lato internazionalistico va un po' troppo oltre e scambia per internazionalismo qualcosa che internazionalismo non è, e ci dimentichiamo. La verità è che in Europa agiscono delle classi e agiscono degli stati. All'interno di ogni Stato agiscono, anzi si contrappongono, delle classi. La verità è che questa costruzione europea ha alterato i rapporti di forza a sfavore del lavoro e a favore dei rentier, in qualche caso, ma in generale del capitale, diciamolo più in generale, e ha alterato però i rapporti di forza tra alcuni Stati nazionali ed altri Stati nazionali. Questo è un punto, secondo me, è fondamentale. Perché è vero, come ci dice sempre Draghi, che la cessione di sovranità l'hanno fatta tutti, ma questa cessione di sovranità è fortemente asimmetrica, nel senso che è risultata fortemente asimmetrica, guarda caso, a favore dei paesi creditori e a svantaggio dei paesi debitori. Stiamo parlando di debito privato e non pubblico, non lo conosco perché questa fissa del debito pubblico ce l'abbiamo solo noi. Addirittura la Commissione europea è stata l'agente dei creditori durante la crisi. Cioè ci sono illustri analisi economiche che dicono
c'era uno squilibrio, si poteva correggere da parte dei paesi creditori e da parte dei paesi debitori. Questo avrebbe reso molto meno doloroso il riaggiustamento per i debitori. Non è stato fatto nulla di tutto questo. Se noi andiamo a prendere il riallineamento del costo del lavoro, che io personalmente ritengo eticamente sbagliato, ovviamente usare come un modello, diciamo, di recupero di competitività il costo del lavoro, ma se anche andiamo a vedere quello, scopriamo che chi ce l'aveva più elevato relativamente l'ha abbassato, più elevato rispetto alle condizioni della sua economia, ovviamente non in assoluto. Chi ce l'aveva troppo basso, cioè la Germania, non l'ha alzato. E quindi anche in questo caso ha fatto una politica non cooperativa, perché il mercantilismo, cioè quella politica che punta tutto sulle esportazioni a danno della domanda interna e degli investimenti, è principalmente una politica non cooperativa. Oltre a questo è anche una politica, proprio per questo motivo, non generalizzabile. Quello che invece è stato richiesto è di generalizzare quella politica, cioè che ogni paese diventasse come una piccola Germania, in grado di esportare fuori dall'Eurozona e di rimettere, e dentro l'Eurozona, e di rimettere a posto i propri conti in quella maniera lì. Il problema è che quando tutti fanno delle politiche restrittive di bilancio contemporaneamente, questa roba non funziona. Il successo del modello tedesco era dovuto al fatto che gli altri facevano politiche espansive, mentre loro le facevano restrittive. Se tutti le fanno allo stesso modo, questo è un paradosso, neanche tanto paradosso per la verità, è una conseguenza messa in luce già in una polemica tra Keynes e Pigou negli anni 30 del secolo scorso. Ovviamente la cosa non funziona. Ma c'è sempre uno dice, ma diventiamo tutti una super Germania e esportiamo fuori dall'Eurozona. E dopodiché arriva quel signore con quella strana parrucca, non saprei, insomma, con capelli colorati in maniera un po' estrosa, e non mi riferisco a Boris Johnson ovviamente, che dice, sai che c'è, te metto i dazi perché mi stai rompendo le scatole con troppa esportazione, perché stai agendo sulla leva del tuo cambio, perché essendo il cambio una media tra paesi che hanno condizioni molto diverse, il cambio dell'euro rispetto agli altri mercati è sopravvalutato rispetto ad alcuni paesi, ma sottovalutato rispetto ad altri. Tu stai facendo questa politica qui, per cui stai facendo una politica di fatto, una guerra commerciale basata sul cambio da parte dei paesi più forti dell'Eurozona. Il che è insensato, perché hai un avanzo di esportazioni verso di me molto pronunciato, per cui in realtà la logica è che quando c'è un paese che è in avanzo la moneta dovrebbe salire, non scendere e non stare a un livello che non è compatibile con i fondamentali di alcuni dei paesi più forti. E allora io il problema lo risolvo in un altro modo, metto i dazi ai tuoi prodotti e vedrete che i dazi ai prodotti europei arriveranno, perché chi pensa che questa tutta sia una manfrina per colpire la Cina, ma in realtà con l'Europa siamo alleati, manco per niente, lo stiamo vedendo sull'Iran adesso. Come sapete è facilissimo mettere un embargo all'Iran da parte degli Stati Uniti, non commerciano nulla con l'Iran, piccolo problema, invece l'Europa sì, e ovviamente chiedono agli alleati, anzi non è che chiedono, bloccano le transazioni, perché avendo i circuiti finanziari internazionali che lo possono fare. Allora, questo è un po' il quadro della situazione. Veniamo al che fare. Quali sono le proposte che oggi sono in campo? Ma in realtà non si capisce bene, nel senso che, come sapete, abbiamo avuto una certa notorietà di quel personaggio che è andato da Trump e l'ha convinto di tantissime cose, un francese, l'ha convinto di non proseguire la guerra commerciale all'Europa, che arriverà tranquillamente, l'ha convinto di non far saltare l'accordo sul nucleare iraniano, che è stato fatto saltare, è stato denunciato stamattina. Quel signore aveva proposto anche delle cose
interessanti formalmente, cioè di andare avanti sull'integrazione europea da un punto di vista istituzionale. Io vi dico subito che sono molto felice che i tedeschi gli abbiano detto di tornarsene a casa e di non pensarci neanche, perché ritengo che oggi una maggiore, ogni passo avanti ulteriore nell'integrazione, se non si mette a posto quello che non va nell'integrazione attuale, sia un movimento nella direzione sbagliata. Comunque, vi dico la storia: Macron propone un ministro delle finanze europeo, che ovviamente dovrebbe avere il ruolo di sorvegliare i budget, suppongo, stando ai precedenti storici, non dello Stato francese, se no avrebbero qualche problema, ma diciamo, mettiamo che invece sia così generoso da sottoporre anche i suoi di bilancio questo ministro delle finanze. Un budget europeo più corposo, da dedicare principalmente a spese per le armi. La Merkel ha detto: no, ma guarda, facciamo un'altra cosa, creiamo il Giumbo, l'ha chiamato il Giumbo Consiglio Europeo. Consiglio Europeo ci sono troppi pochi ministri, e questo dà un'idea falsata della realtà, perché ad esempio ci sono solo i ministri delle finanze, mettiamoci anche i ministri per l'economia. Uno può anche essere affascinato da questa improvviso, diciamo, afflato democratico da Merkel, dopodiché va a vedere la composizione del governo tedesco e scopre che il ministro delle finanze è socialdemocratico e quello dell'economia curiosamente è democristiano, e quindi praticamente la proposta di modifica attuale della Merkel è: come metto una camicia di forza al mio ministro socialdemocratico per evitare che faccia delle cavolate. In realtà lui non ha la minima intenzione di fare delle cavolate, tant'è vero che l'hanno soprannominato, lui si chiama Olaf Scholz, Wolfgang Scholz, per assonanza col predecessore, perché sta facendo esattamente le politiche del predecessore. Allora, da quel punto di vista lì non si va avanti, il che è un problema, perché è evidente che questa costruzione ha delle tensioni molto forti al suo interno. Il punto fondamentale, allora, ci sono poi le proposte più fantasiose, penso a Varoufakis, no? Diciamo l'altro europeismo più in generale, no? L'idea che noi invece possiamo unirci e fare un'Europa diversa. La cosa un po' curiosa è che nessuno di coloro che propone questa cosa, che dal mio punto di vista sarebbe bellissima, firmo subito, nessuno ci dice come si fa. Alla luce del fatto che, uno, i trattati si cambiano solo all'unanimità, b, i governi di quasi tutti i paesi, come dire, non sembrano particolarmente inclini al progressismo, e allo stesso modo gran parte dei deputati europei, come facciamo? La verità è che quello su cui bisognerebbe concentrarsi è come far funzionare quello che c'è e che non funziona. E questo cosa significa? Dal mio punto di vista significa evitare ogni ulteriore cessione di sovranità. Se questo non ha dei vantaggi percepibili e non soltanto ideali e diciamo demandati a un futuro lontano, e bisogna affrontare il problema dell'area monetaria, che così com'è non funziona. Ma non è che non funziona perché c'è qualcuno che si è fissato che l'euro è una brutta cosa. Non funziona, guardate, perché una moneta unica è un tasso di interesse unico per definizione. Se io ho delle economie in condizioni molto diverse tra di loro, il tasso di interesse che fissa la banca centrale sarà inevitabilmente adeguato e anzi dannoso per alcune di loro. Magari, se è proprio una media, non andrà bene a nessuno, perché per qualcuno sarà troppo espansivo, per la Germania i tassi sono espansivi da svariati anni, troppo espansivi, per altri sarà il contrario. Per chi si occupa di queste cose, di una noia, devo dire, mortale, c'è la cosiddetta regola di Taylor, che stabilisce qual è il livello adeguato di tassi a seconda della condizione di un paese. Qualche anno fa avevamo fatto un esercizio, avevamo scoperto che per la Germania doveva essere più 6% e per la Grecia, ovviamente è chiaro che era una provocazione, meno 6%. Come si può pensare che ci sia un governo della moneta sensato ed efficace in condizioni di questo genere?
chiaramente impossibile. Però tutto questo avviene in una situazione in cui gli stati non hanno più loro le leve fiscali, monetarie ed economiche per reagire a una crisi. Guardate che anche questo, anche su questo c'è letteratura. C'è qualcuno che si è preso la briga di confrontare come avevano reagito due paesi che avevano avuto una crisi abbastanza simile, cioè basata su una bolla finanziaria ed immobiliare, come il Regno Unito, che è fuori dalla moneta unica, ora anche da qualcos'altro ultimamente, ma diciamo all'epoca era fuori solo dalla moneta unica, e la Spagna. E hanno visto che il primo ha reagito in che modo? Con delle politiche della banca centrale estremamente espansive da subito, dal 2009, non da quando l'abbiamo iniziato noi, nel 2012, anzi 2013 per certi aspetti. E la Spagna, non avendo avuto nulla di tutto questo, aveva una difficoltà molto più grave. Allora, questa roba qui è una cosa, scusate, che non funziona. Le cose che non funzionano saltano. Io ricordo sempre una cosa fantastica che fu un articolo del Financial Times durante la crisi, la prima parte della crisi, quella in cui si parlava della crisi di legittimità del capitalismo, addirittura nel 2009, no? Quando c'era, gli Stati Uniti e in parte Germania e Francia colpiti, però insomma sembrava fossero molto cavoli americani, diciamo. Vi ricordate quel periodo, no? Con le borse che crollavano tutti i giorni del 5%, eccetera, e qualcuno, cioè, nasce un dibattito sul Financial Times, figuratevi, sulla crisi di legittimità del capitalismo. Dopodiché gli stati, quella cosa brutta che non deve intervenire nell'economia, hanno fatto la più gigantesca socializzazione delle perdite della storia, mettendo migliaia di miliardi in pancia a delle banche fallite per tenerle a galla, e i mercati si sono ripresi, di nuovo tutti contenti, e la crisi di legittimità è sparita. Ma nel momento in cui si parlava seriamente di quella roba lì, a qualcuno è venuta un'idea abbastanza intelligente e ha detto: sentiamo l'esponente di una roba che è fallita. È stato chiamato a discutere, a fare una conferenza a Londra, un vecchio esponente della nomenclatura sovietica, il quale ha detto una cosa che a me è molto rimasta impressa in realtà. Ha detto, dice, noi eravamo convinti di due cose. La prima era che non funzionava più niente. La seconda, che l'Unione Sovietica sarebbe vissuta in eterno. Siccome la prima cosa era vera, si è rivelata falsa la seconda. Ma questo è abbastanza logico, no? E non è questo, secondo me, l'unico aspetto che dovrebbe farci riflettere. Quei regimi sono venuti giù, se uno deve seguire le teorie di Taleb, che secondo me su queste cose ha detto delle cose abbastanza intelligenti, perché erano estremamente fragili. Erano duri, no? Molto tosti, penso alla Germania Est, no? Tostissimi. Ma fragili, si sono rotti. Si raccontavano delle cose che non erano vere, accusavano come produttori di fake news tutti coloro i quali invece dicevano delle cose un po' più vere sul fatto che le cose non andavano poi tanto bene. Loro non usavano il termine fake news, ma il concetto è quello. Facevano leggi contro coloro che propagavano fake news, che è quello che sta facendo l'Unione Europea adesso, no? E alcuni stati in particolare, tra cui il nostro. Alla fine, però, sono venuti giù tutti assieme. E guardate che nessuno lo prevedeva, lo schianto, e soprattutto il momento dello schianto. C'è qualcuno che ora dice, no, ma io l'avevo scritto nel 1981, che fu... No. Nessuno prevedeva, neanche i servizi segreti, nessuno prevedeva una cosa di questo genere. Perché le cose che non funzionano, appunto, non si rompono. Allora, da questo punto di vista, secondo me, se noi vogliamo far riprendere un processo di costruzione europea vero, l'unico modo, ma ve lo dico proprio come la penso, è smontare il pezzo che non funziona, cioè l'unione monetaria. Cioè? L'unione monetaria. Ovviamente questo
diciamo, lo chiamiamo piano B. Il piano A è ovviamente riuscire a far funzionare questo pezzo che non funziona. Ma se per questo io devo cambiare dei trattati che si cambiano solo all'unanimità, convincere i tedeschi che la politica che loro fanno dal 1950, che è basata sul fatto che c'è un differenziale di inflazione tra loro e altri paesi, a sua volta causata dalla moderazione salariale, e che questo gli consente di esportare in questi paesi, perché questo è il principio di Ludwig Erhard, enunciato nel 51, e che ovviamente è principio che in un ambito di moneta unica diventa una bomba atomica, ovviamente, perché mentre prima quell'altro poteva reagire nello stesso momento in cui veniva punita dai mercati la sua moneta, adesso non lo può più fare. Allora, o riusciamo a fare queste due cose, convincere i tedeschi di fare una politica diversa e cambiare i trattati in modo da consentire delle politiche espansive in cui ci sia un sostegno alla domanda aggregata e non sia un'eccezione il deficit spending, no? Ma possa essere un elemento di sostegno alla domanda quando serve, nella misura in cui serve, oppure questa roba si romperà. Secondo me si romperà da sé. Il problema è che se si rompe da sé non è così detto, anzi direi per questo paese forse detto il contrario, che si rompa nel momento più propizio, no? E quindi i danni possono essere considerevolmente maggiori. Però io credo che il modo per uscire dallo stallo sia questo. Cioè, sicuramente ci sono cose anche più basilari per quanto riguarda il nostro paese, cioè fare delle politiche, diciamo, organizzare le trattative in sede europea in maniera un po' più decente. Vi sto dicendo le cose di una malignità sconcertante, però la verità è che noi il processo di integrazione, guardate, non abbiamo parlato di una cosa tremenda che si chiama unione bancaria, ma che probabilmente qualcuno di voi ha vissuto di persona in qualche modo. Allora, noi abbiamo a un certo momento nel pieno della, questo è un esempio di come, non, di come funziona questa roba qua. Nel pieno della crisi si scopre, tutti gli analisti dicono, cominciano a dire, però qui salta l'euro, attenzione, perché l'euro può saltare per vari motivi. Uno è quello che dicevo prima, cioè che diventa impossibile praticare delle politiche che siano adeguate alla situazione dei vari paesi, ma a questo si può sopperire perché, come capite, se io pratico un tasso che va benino alla Germania, non tanto bene, ma benino, e malissimo alla Grecia, chi se ne frega, no? Che problema c'è? Crepano loro, no? Ma c'è un altro problema, che se i sistemi finanziari cominciano a rinazionalizzarsi, cioè diminuiscono le transazioni cross border, come si chiamano, cioè transnazionali, i paesi del centro non prestano più a quelli della periferia, che è esattamente il processo che è avvenuto, hanno dimezzato i prestiti ai paesi della periferia, Francia e Germania, a un certo momento, e quello è che è stato constatato nel 2011-2012, molti analisti hanno detto attenzione perché qui c'è la balcanizzazione finanziaria dell'Europa che incombe e questo può rendere possibile qualcosa che prima della crisi tecnicamente non era possibile, cioè il fatto che l'euro salti. Perché non era possibile tecnicamente? Perché i rapporti finanziari erano così intrecciati che era veramente impossibile districarli, ma nel momento in cui invece ognuno torna a casa, diciamo, è più facile, ok? Allora si decide di fare l'unione bancaria. L'unione bancaria doveva avere tre pilastri. Uno era quello che era esplicitamente dedicato a questo scopo, cioè la garanzia europea sui depositi, in modo da, come dire, europeizzare il rischio. Ok? Questo è il pilastro che non si è fatto. In compenso ne sono stati fatti altri due. Quello, diciamo, della sorveglianza comune delle banche da parte della BCE e quello dei meccanismi di risoluzione, cioè di fallimento ordinato, diciamo così, delle banche che sono in crisi. Bene. Il primo meccanismo impatta in maniera totalmente asimmetrica tra i paesi europei. La Germania ha praticamente tutte le banche che fanno credito fuori dalla vigilanza europea, semplicemente con un meccanismo molto semplice: ha messo un requisito minimo di capitale in gestione di 30 miliardi di euro per essere vigilati direttamente da Bruxelles. Siccome il sistema tedesco è meno concentrato degli altri e anche molto più pubblico degli altri, ma questo lo mettiamo tra parentesi,
Fate conto che ci sono 417 Sparkassen che fanno in totale 1.000 miliardi di prestiti, di prestiti alle imprese, una sola è vigilata da Bruxelles. Il totale delle banche tedesche non vigilate da Bruxelles, sono dati che ha dato la Bundesbank, sono 1.555 per essere precisi, e assommano al 44% degli asset in gestione da parte delle banche. Okay? Quasi metà delle banche tedesche e soprattutto l'80% di quelle che fanno credito sono fuori dalla vigilanza europea. Noi, che siamo europeisti, avevamo delle banche che erano fuori dalla vigilanza europea, abbiamo deciso di fare delle holding in modo che ci rientrassero le banche di credito cooperativo. Quando Saccomanni, il ministro dell'epoca, che è tornato in Italia, voi pensate che sia un'altra persona rispetto al presidente di Unicredit, invece la stessa, è stato premiato per i suoi servigi, l'hanno fatto presidente di Unicredit, quando è andato a negoziare, una persona tecnicamente esperta, ex direttore Banca d'Italia, il ministro del tesoro mi dice: cacchio, li facciamo neri tutti quanti, uno così, una bomba. È andato a negoziare, doveva negoziare su tre pilastri, è tornato a casa dicendo: ah, è andata benissimo, dice: ok, vai, i pilastri sono tre, no, sono due. Perché sono due? È perché i tedeschi hanno detto che il terzo si fa dopo. Dice: eh vabbè, e te che hai fatto? Ma sai, ero solo. Ma potevi mettere il veto. Ma sai, il problema è che Schäuble mi ha detto: sai, vedi, se metti il veto, i mercati penseranno che voi avete qualcosa da nascondere. E allora forse è meglio che non lo fai. Lo stesso Schäuble aveva minacciato di mettere il veto su quella soglia dei 30 miliardi e tutti erano andati ovviamente sul suo campo nel momento in cui l'aveva minacciato. Ecco, questo è un esempio. Allora, i modi di, questo per dire, scusatemi la lunghezza della parentesi, i modi per agire per questo paese sono tantissimi, secondo me, nel senso che basterebbe essere un po' meno fessi, cioè può darsi, io non escludo. Ci sono dei nessi, ad esempio, anche a un livello di carriere diplomatiche tra carriere interne, carriere presso la Commissione, che sono chiarissime e molto premianti per i tedeschi e i francesi e credo anche gli spagnoli, per noi no. Da noi quando qualche anno fa, quando qualcuno andava dalla Banca d'Italia e diceva: voglio andare alla BCE, diceva: ma la scrivania non so mica se la ritrovi quando torni, no? Che è un modo fantastico per far sì che chi poi ci andava dicesse: sai che c'è, ma io perché devo fare gli interessi tuoi? Faccio gli interessi delle istituzioni che rappresento, cioè della grande Europa. Per cui sicuramente c'è qualcosa da fissare anche a questo livello. Sicuramente un tema, io credo, sia cominciare a fare quello che non abbiamo mai fatto, cioè mettere il veto su tutto quello che non va bene e bloccare serenamente, anche se siamo soli, tutta una serie di provvedimenti. Dopodiché c'è il tema strutturale. Il tema strutturale o si aggiusta nei modi che dicevamo, oppure, secondo me, è del tutto sensato il ragionamento di chi dice è meglio che la moneta unica finisca. E guardate, non può essere esorcizzato dicendo: ah, ma come, esci dalla moneta unica e sei solo nel deserto? Ma non soltanto perché fuori dalla moneta unica ci sono paesi che crescono al 4% anno, come la Polonia, altri paesi come la Svezia che non hanno proprio la minima idea di entrarci, eccetera, e sono comunque sull'Unione Europea, ma per un altro motivo, che se esce l'Italia, non è che esce l'Italia dalla moneta unica, non c'è più la moneta unica, che è una cosa un po' diversa. È chiaro che se tu vai a livello negoziale dicendo: qualunque cosa, io però questa cosa qua me la tengo comunque, hai già finito la trattativa quando reinizi. E lo dico ritenendo che oggi, paradossalmente, dovrebbe dire che è favorevole, eventualmente, se certi problemi non si risolvono, a uscire dalla moneta unica, anche chi non vuole farlo, perché sarebbe più facile ottenere tutta una serie di cose che poi miracolosamente si scoprirebbe che non erano così straordinarie. Nel 2012-2013, quando Draghi dice whatever it takes, no? E dice faremo qualunque cosa pur di salvare l'euro, ha detto il contrario, ha detto quello che avrebbe dovuto dire 3 anni prima e che avrebbero risparmiato la crisi
al nostro paese queste cose qua e ad altri. Ci avevano risparmiato Monti, scusate se poco. Cioè. Ma, come dire, non l'ha detto per caso, l'ha detto perché i tedeschi si sono fatti due conti, Schäuble ha fatto filtrare sullo Spiegel del giugno 2012 i report interni che erano stati predisposti per il Ministero delle Finanze, da cui risultava chiaramente cosa sarebbe successo in Germania se la moneta unica non c'era più. Mi pare che uno di questi report dicesse che perdevano il 15% del PIL in due anni. Allora, che ci sarebbero state massicce delocalizzazioni di imprese e che si sarebbe ripetuto quella cosa che loro ricordano ancora con orrore, cioè la situazione post-92, in cui dopo l'ultima grande svalutazione della lira, quella che per evitare la quale Ciampi aveva bruciato le riserve, le imprese si spostavano dalla Germania e venivano in Italia. E è leggenda per loro, loro se lo ricordano ancora come un incubo gli anni successivi, in termini di perdita di posti di lavoro, eccetera. Allora, io credo che questo tema può essere affrontato ovviamente da tanti punti di vista. Un punto di vista è sicuramente quello della, e forse anche quello più giusto, quello della compatibilità con questo, di questo assetto con la Costituzione del nostro Paese. Io credo, insomma, spero di aver dimostrato che questa compatibilità non c'è nella sostanza. Il motivo è, secondo me, anche storico, cioè non c'è qualche cattivo che si è messo assieme a decidere di farci uno scherzo. È storico, negli anni 90 era il periodo del liberismo rampante. E guardate, io vorrei finire su questo, perché sono stato mortalmente lungo. La cosa più impressionante che possa capitare a chi si occupa di storia dell'economia è andarsi a rileggere quello che usciva negli anni 60, ma non in Italia, in America, in Inghilterra, in Svezia, in Olanda, nel mondo. Io recentemente ho fatto uno studio di questo tipo e mi sono accorto di cose che francamente non pensavo. È un po' una situazione quasi rovesciata rispetto a quella dell'89. Dopo la seconda guerra mondiale, tutti i paesi, tutti, vanno verso una maggiore, diciamo, degli elementi di pianificazione, programmazione, chiamiamola come vogliamo. In Francia nel 1946 viene stabilito il commissariato al piano, pensate un po', che roba tremenda. Ma anche negli Stati Uniti escono dei libri, ce n'è uno di Lauterbach che è molto interessante, in cui si dice, guardate, se c'è una lezione che noi dobbiamo trarre dagli anni 30 e soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale, sono gli effetti disastrosi del caos economico causato dal fatto che il mercato viene lasciato a se stesso. Loro si ricordavano molto bene quello che adesso fanno finta di dimenticare. Cioè che Hitler non è andato al potere con l'inflazione degli anni 20, è andato al potere con la deflazione di Gröning dell'inizio degli anni 30 e con la disoccupazione alle stelle provocata da quella deflazione. Quando parliamo di populismo, oggi dovremmo pensare a questo, oltre al fatto che secondo me il populismo è uno pseudo concetto, nel senso che è come le fake news, no? È definito populista quello che dice delle cose su cui io non sono d'accordo e su cui il mainstream non è tanto d'accordo, no? Ok, magari precisamelo meglio, vediamo, se può darsi che sono populista anch'io, anzi, francamente ritengo di esserlo da diversi punti di vista. Allora, ma la cosa più impressionante è quando tu leggi economisti come Arrow, che è un economista neoclassico, cioè non è neanche keynesiano forse, insomma, in realtà uno degli autori della sintesi appunto tra economia neoclassica. E cosa dice? Che dopo le recenti esperienze di pieno impiego, di elevati
ancora Lauterbach, dopo le sue recenti esperienze di pieno impiego, di elevati livelli di produzione e di redditi in aumento, stiamo parlando della fine degli anni 40 e inizio 50, pochi accetterebbero un ritorno a un'economia di sottooccupazione, sottoproduzione e sottoconsumo. E Arrow dice: c'è una sintesi che è stata raggiunta grazie alla fusione economia keynesiana neoclassica e che va in questa direzione. Ma le cose più impressionanti riguardano il welfare, secondo me. Negli anni 60, nel 60, Gunnar Myrdal, che forse qualcuno di voi avrà conosciuto, un grande economista del nord Europa, un premio Nobel, scrive nel 1960 un libro dal titolo Oltre il welfare, che se lo fai oggi, praticamente il concetto qual è? Leviamo di mezzo il welfare, torniamo un po' al far west, insomma, economico. In questo libro lui dice le seguenti cose: la tendenza verso l'intervento pubblico e la pianificazione nel mondo occidentale è irreversibile, pianificazione e welfare hanno rafforzato la democrazia in Occidente, del tutto vero, e soprattutto il welfare ormai non lo puoi levare di mezzo, perché siccome la gente vota e il massimo numero di persone ha un beneficio dal welfare state, è impossibile smantellarlo. Mi domando cosa direbbe se vedesse quello che succede oggi. Ma la cosa su cui volevo finire riguarda proprio la moneta. Sempre in questo libro, Myrdal dice: nessun paese oggi vuole accettare, disposto ad accettare più un livello di attività economica e di impiego determinato dalle ripercussioni automatiche attraverso il sistema bancario dei cambiamenti nei cambiamenti della sua bilancia dei pagamenti. Nessun paese oggi è nella posizione di consentire che i temi monetari, le questioni monetarie, rimangano al di fuori della politica economica o addirittura al di fuori della politica. Per misurare la distanza tra la nostra situazione, e in particolare in Europa grazie al Trattato di Maastricht, e quello che era considerato fisiologico, normale, desiderabile un po' più di 50 anni fa, basterebbe questa frase. Noi oggi siamo esattamente in quel mondo lì, in cui sono le ripercussioni della bilancia dei pagamenti automatiche che determinano il livello di occupazione, che ormai in questo paese in alto è un livello di sottooccupazione, e tutti i paesi hanno ceduto a una banca centrale indipendente dalla politica, e quindi la politica diventa dipendente dalla banca centrale, indipendente dai governi, e quindi i governi sono dipendenti da questa banca centrale, di determinare appunto le materie monetarie. Ecco, io credo che questo inquadramento storico sia assolutamente fondamentale per capire che non c'è nulla di inevitabile storicamente e di, diciamo, che i trattati europei non sono al punto d'arrivo della storia, per essere chiari, è qualcosa a cui devi aggiungere un altro piano, no? Più o meno barocco, anche perché se io ho costruito qualcosa su fondamenta fragili, non è l'idea migliore mettere un altro piano, no? Forse magari sistemo prima le fondamenta, quel grande azzardo che io personalmente ho condiviso nei primi anni. Io ero fautore della moneta unica, volevo lo Stato europeo, volevo tutte queste robe qui, come probabilmente molti dei presenti all'epoca. Questa roba qua, l'idea di fare la moneta unica perché questo avrebbe portato allo Stato europeo, è uno degli aspetti più fallimentari dell'euro, perché è successo il contrario, perché siccome anziché la convergenza che c'era stata promessa tra le economie abbiamo avuto la divergenza, e questi meccanismi la enfatizzano, oggi è più difficile costruire un federalismo, uno Stato europeo
e venga la domanda di quanto fosse nel 99, perché nel frattempo è partito, anche sensatamente, scusate, il gioco del rimprovero reciproco, no? Quello che chiamano in America il blame game, no? Per cui il tedesco dice, ah, ma voi mettete a posto i conti, io dico, scusate, siete voi che mi state derubando in vari modi, eccetera, eccetera. Allora, secondo me, io credo che si debba soprattutto partire da un'analisi il più possibile, come posso dire, serena e disincantata della situazione. Noi spesso, soprattutto a sinistra, ci siamo fatti dei film che non stavano in cielo né in terra, pensando che appunto semplicemente perché noi lo volevamo l'integrazione era una cosa positiva. Nell'integrazione, come è normale che sia, ci sono dei rapporti di forza tra classi e tra stati. Non c'è niente di male, non è nazionalismo dire questo, è riferirsi al fatto che le cose funzionano così. E allora il problema non è dire io alzo le mani, per me ogni livello di integrazione va bene perché è un livello di coesione maggiore in Europa. No, perché se questo livello mi sfavorisce, non lo voglio, non lo devo volere. E non lo devo volere, attenzione, proprio se tengo al progetto europeo. Perché il progetto europeo, inteso seriamente, è un progetto di cooperazione tra stati e tra popoli, che non potrà dare luogo a uno Stato unico in non so per quanto tempo, ma che comunque può funzionare. In passato, in parte, è sicuramente avuto dei successi. Il problema è che quando lo costringi dentro una gabbia monetaria, Eichengreen ha scritto anni fa un libro sull'oro parlando di Golden Cage, no? La gabbia dorata. Questa gabbia, non so se è dorata, ma insomma, in cui le economie sono prese, perdono ogni possibilità, c'è la perdita di ogni possibilità di intervento. E i politici vengono eletti per fare enforcement a politiche decise da un'altra parte, il che provoca un crollo della loro credibilità, ogni riferimento alla situazione italiana è puramente voluto. È chiaro che tu hai un depauperamento della democrazia senza avercela dall'altra parte. E anche la risposta, vai, ma la mettiamo nel Parlamento europeo, non funziona, perché non è così. Perché storicamente il luogo della legittimità del potere, della legittimazione del potere, da qualche secolo in qua, è quello costituito dagli stati nazionali. Per cui si potranno fare accordi tra gli stati nazionali e poi con calma si arriverà a qualcosa di più coeso, se ce la facciamo, se è possibile alla luce del fatto che ci sono tante lingue diverse, perché anche questo è un tema, no? Non è una cosa ovvia, no? Uno dice, sai, gli Stati Uniti, ho capito, ma parla la stessa lingua, hanno distrutto gli indigeni, prima hanno livellato il piano di gioco, nel senso che hanno distrutto tutte le etnie che c'erano prima, parlano quella lingua lì. Si sono fatti una bella guerra civile prima, cosa che io francamente non avrei piacere di fare. Abbiamo già fatte due, no? Di guerre civili europee, quindi abbiamo già dato. Diciamo. Sì. E fra l'altro le quali nascevano da cosa? Sicuramente la seconda nasceva da politiche molto simili a quelle. Sì. Anche la prima, perché le politiche della Germania Guglielmina prima del 14 sono molto simili a quelle della Germania di oggi. Comunque, questa è un po' la conclusione che io darei. In ogni caso, il tema che secondo me è ineludibile è quello del rapporto Costituzione Trattati Europei, che deve essere rovesciato. Cioè, noi abbiamo visto anche recentemente, ma lo leggiamo tutti i giorni, guardate, l'ho letto sul Sole 24 Ore domenica scorsa, che abbiamo una Costituzione che va adattata al nuovo contesto europeo. No, sono i trattati internazionali che vanno adattati alla nostra Costituzione, sinché non mi faranno votare per sostituirli alla nostra Costituzione. Ma sinora nessuno ci ha fatto votare su questo. Io credo che per noi un punto di partenza abbastanza concreto possa essere questo. Grazie soprattutto della pazienza. Chiedo all'organizzazione, abbiamo mezz'ora per gli interventi del pubblico, giusto? Domande, dubbi, perplessità, come si diceva
contumelie, eccetera. Quelle per voi, quelle per i tedeschi, sì, bene. Io alcuni di voi li chiamano per noi perché li conosco da diversi anni, per la verità altri mi dirò col dito, nel tuo caso, vero? Vediamo se riesco a fare il direttore del traffico aereo. No, perché devi... Siccome è emerso che lei è lampante, che le politiche adottate sono contro la risoluzione della crisi perché l'austerità non crea crescita, diminuisce i salari, diminuisce le condizioni di vita, il welfare, eccetera, e aumenta il debito, come abbiamo detto. L'apporto di questi economisti esperti, tipo il Monti, che è venuto a fare queste politiche da noi, i Giavazzi, Alesina, prima, non è che non capissero che l'austerità o comunque queste politiche avrebbero dato questi effetti, l'hanno fatto apposta. L'altra cosa, ieri sera, proprio questa cosa del rapporto trattati costituzioni, ieri sera Renzi a Ballarò. Io cambio canale quando c'è Renzi, beata te che lo so. Però io ho sentito solo questa frase, dopodiché mi sono pure addormentata. Ha detto, no, perché noi dobbiamo mettere mano alla Costituzione, no? Perché dobbiamo cambiare, perché se avessimo cambiato allora quei punti della Costituzione, non ci saremmo trovati in questa crisi di governo. Un altro è falso totalmente. Infatti. Quindi le politiche che si stanno adottando non è che siano gli economisti che sono, non capiscono niente, lo hanno fatto di proposito e il perché non lo sappiamo, cioè almeno lo possiamo immaginare. Allora, recentemente il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Catalina Martins di Podemos, del blocco di Esquerda e Podemos, hanno lanciato un appello per una rivoluzione democratica in Europa. Cioè la loro idea sostanzialmente si basa su due piani, no? Il piano A e il piano B, cioè noi andiamo in Europa con l'idea di ritrattare appunto i trattati europei, le misure di austerità, nel caso ci rispondessero B, che non facciamo come Tsipras che massacra, diciamo, socialmente il suo popolo perché l'euro non si tocca, ma ci organizziamo per un piano B. Io mi chiedo, anzi volevo chiedere a Vladimiro, se c'è tempo ancora per parlare di piano A, piano B, o è meglio, diciamo, farla finita subito con l'euro, fargli una bella eutanasia, diciamo, se invece condivide la prospettiva di Mélenchon, del blocco e di Podemos. Grazie. Tra tutte le cose che ci sono possibili da fare, da quelle più categoriche a quelle più graduali, per uscire da questa situazione, una domanda che voglio fare è questa. Noi abbiamo inserito in Costituzione delle cose che non stanno in piedi. Sul piano del diritto, che possibilità abbiamo per poterle cancellare? Non ho visto altre mani alzate, quindi facciamo un primo giro di risposte, poi magari anche i più timidi fra di voi prendono coraggio. No, avete fame, volete andare a cena? Vado? Vai. Allora, gli economisti, secondo me ci sono entrambi gli elementi, cioè la domanda era ci sono o ci fanno, no? Credo fosse, potrebbe compendiare così. Tutte e due le cose, nel senso che, allora, intanto bisogna anche mettersi d'accordo, è vero che la crisi a livello sistemico non è risolta, però, ed è vero che
che il prodotto interno lordo di questo paese complessivamente ha raggiunto solo adesso, forse, e non è neanche sicuro, i livelli pre-crisi. Ma nel frattempo c'è qualcuno che sta meglio di prima e qualcuno che sta molto peggio di prima. È chiaro che questi signori rappresentano quelli che stanno meglio. È ovvio che se io gioco in borsa, in questi anni sono stato abbastanza contento. Devo dire che una cosa che mi aveva abbastanza colpito qualche mese fa, che ho sentito un ex collega, io lavoro in ambito finanziario, che adesso lavora a Londra per una grande casa di investimento, e gli ho detto: ma come va? Ma guarda, quello del desk vicino a me si è comprato la Porsche nuova anche l'anno scorso, mia cugina è disoccupata. Ora, al di là della battuta, insomma, che sicuramente c'era, ma il punto è questo, cioè di chi stai facendo gli interessi. Allora, l'elemento ideologico nelle politiche, nelle cosiddette teorie, che non sono tali perché sono smentite dai fatti, dell'austerità espansiva, c'è stato sicuramente. Questo è un elemento che c'è stato. E allo stesso modo però c'è stata la rappresentanza di interessi. Il vero problema è che questi interessi non erano soltanto interessi, non dico nazionali di una porzione, ma erano interessi internazionali, di altri paesi, dei mercati internazionali. Qui ovviamente il discorso è lungo, perché in realtà il momento in cui noi ci siamo abbandonati alla forza di disciplinamento dei mercati internazionali, non sarebbe corretto farlo risalire all'euro, perché questo momento avviene molto prima ed è all'origine della crescita del nostro debito pubblico, anche se nessuno lo dice. Risale all'81 e al divorzio Tesoro Banca d'Italia, che è il vero motivo per cui il nostro debito è passato dal 56% del PIL, eravamo meglio di Maastricht, dell'81, al doppio di 10 anni dopo. Perché se uno va a vedere, non ci sono le spese, la corruzione, questa roba qui, balle, ci sono gli interessi. Quando tu hai gli interessi che arrivano al 20% sul debito, è matematico che raddoppi, anche se stringi la cinghia su tutto il resto. E questo è un tema di riflessione, perché dal mio punto di vista, qui completo un po' il ragionamento che ho fatto prima, il tema non è esci dall'euro, punto. Il tema è esci dall'euro, metti limiti alla mobilità dei capitali e ricrei una banca centrale non indipendente. Questo è il punto fondamentale. Dopodiché puoi costruire quello che ti pare, indicizzazione dei salari, quello che vuoi. Puoi rifare tutto questo se le cose vanno in un certo modo. Però devi prendere una decisione, cioè che tu non dipendi più da quel mondo lì di cui queste persone sono l'espressione. C'è un tema anche ideologico e scientifico molto serio, non a caso chi si è espresso molto contro questo tipo di personaggi, penso in particolare a Bagnai, ha posto anche il tema scientifico molto, molto schiettamente. Secondo me questo è uno dei suoi meriti, perché ha detto: guardate, qui c'è un problema di credibilità della professione, perché queste cose non stanno né in cielo né in terra, perché le dicono tutti questi, perché la verità è che le modalità di reclutamento dei professori universitari oggi sono basate su cordate ideologiche che escludono determinati modi di pensare. Ma non sto parlando del marxismo, sto parlando del keynesismo. Cioè ci sono, questo è un punto che secondo me è molto importante. L'ultima volta è andato, la cosa più divertente è stata qualche anno fa, che è andato due premi Nobel, uno a quello che diceva e aveva dimostrato che i mercati non sono efficienti, e contemporaneamente al teorico dei mercati efficienti. Uno diceva: bravo, però sforzati di più la prossima volta, no? Per scegliere. Per cui questo secondo me è un tema fondamentale, come un altro tema fondamentale è quello dell'informazione.
tanto per non far nomi, l'altro giorno è uscito un articolo di Fubini sul Corriere in cui l'Argentina veniva paragonata all'Italia, che fuori dal mondo era una accozzaglia di nonsensi, uno peggio dell'altro. È una roba. C'è stata una replica il giorno dopo, della quale lui si è molto lamentato, perché neanche il diritto di replica dovrebbe esserci. C'è stata una levata di scudi sua e di altri illustri personaggi come lui, di pari, diciamo, competenza scientifica, che hanno detto che, ma come, fanno anche rispondere. Capito? Questo è il livello, diciamo, di democraticità del liberale contemporaneo. Posso rispondere sinteticamente? La mia risposta è no, non c'è tempo. Nel senso che oggi, anche se vuoi, tu devi rovesciare il concetto, anche se vuoi il piano A, devi dire che vuoi quello B. Cioè soltanto la minaccia credibile della rottura dell'area monetaria può consentire di cambiare qualcosa e di aggiustare il funzionamento dell'area monetaria, se questo è ancora possibile. Io personalmente ne dubito. Non è il fatto di fare la politica dei due tempi, che oltretutto a me fa specie che questa cosa qui sia abbracciata da qualcuno, anzi promossa da qualcuno che l'ha vissuta quella roba, perché oltre a Mélenchon e a Izquierda Unita c'è anche Varoufakis, il quale l'ha visto come vanno le cose. Hanno provato loro il piano A, il piano A1, il piano A2, il piano A3, e non ha funzionato, sono stati schiacciati. Secondo me, io recentemente ho letto un libro abbastanza interessante, si intitola Controvento, curato da Fassina con diversi contributi, devo dire alcuni veramente pregevoli. Ce n'era uno di Geminello Preterossi in cui si diceva: l'europeismo esigenziale è un disastro. Cioè l'idea che io carico di un tempo dicevo possiamo raggiungere con l'Europa tutto, adesso non lo dico più, non lo possiamo raggiungere con questa Europa ma con un'altra, è l'ennesima, scusate freudianamente, tattica autoelusiva. Cioè serve a disperdere energie, le energie le devi concentrare su obiettivi sensati e su dove puoi far male, scusate la... Secondo me questo è il vero punto. Sull'articolo 81 credo che la via maestra sia che una maggioranza parlamentare, che difficilmente questa volta sarà superiore ai 2/3, per cui ci sarà un referendum, ma del quale non sarei preoccupato, decida di cambiare la Costituzione di nuovo, ripristinando o il testo precedente o cambiando questo, in modo da levare alcuni aspetti che sono particolarmente gravi, perché un tema fondamentale dell'articolo 81, ma lo dico solo come battuta perché non c'è tempo, è che impedisce di rendere esigibili alcuni diritti che sono previsti nella prima parte della Costituzione, per cui contraddice i valori fondanti, e anche in questo caso c'è una gerarchia delle fonti del diritto eccetera, per cui io dico: se c'è una contraddizione tra il diritto al lavoro e il diritto a una remunerazione adeguata e l'articolo 81, è l'articolo 81 che deve cedere il passo agli articoli in cui viene annunciata questo diritto. Per cui quello è un tarlo gravissimo, dal mio punto di vista non è insuperabile. Se io fossi alla Corte Costituzionale, tutte le volte che mi arrivano delle sentenze, delle richieste su questo, direi: ci piace tantissimo l'articolo 81, peccato che nell'articolo 3 ci sia scritta un'altra cosa. Però visto che questo è difficile, mi sembra più comodo cambiare direttamente il dettato, e questa potrebbe essere una battaglia, secondo me, importante da fare. Io credo che avrebbe un grandissimo consenso. Anche l'articolo 117? Sì, certo, no, ovvio. Gli altri, certo, quelli che sono stati cambiati assieme, ovviamente. Ti faccio io una domanda su questo, perché a me è capitato, si sente? A me è capitato, visto che i referendum mi piacciono molto, di raccogliere le firme dell'11, ti ricordi il referendum che dovevo porsi all'introduzione del pareggio di bilancio in sostituzione? Magari i tempi erano diversi, però tutto questo grande entusiasmo non l'ho visto ai tempi, infatti le firme non vennero raccolte, malgrado uno schieramento micidiale di docenti universitari, intellettuali, in teoria... spettro molto ampio
insieme alle forze politiche italiane. Non si è riusciti però a spiegare agli italiani quello che stava succedendo. Forse ora è più facile. Forse ora è più facile. E qui viene un'altra questione sul piano B. Noi abbiamo una classe politica che riesce a reggere lo scontro con non tanto l'Unione Europea in senso stretto, ma con i poteri, quelli forti, come si diceva una volta, che stanno dietro a questa Unione Europea. Perché ti faccio questo ragionamento, perché una delle stravaganze che raccontano dalle parti del centrodestra è che Berlusconi dell'11 sia caduto nel momento stesso in cui ha cominciato a mettere in dubbio la partecipazione italiana all'euro. E la rappresaglia lì sarebbe stata un immediato aumento dello spread, quindi una pressione fortissima sul bilancio dello Stato italiano, ma ovviamente anche un attacco molto forte alla sua azienda. Adesso, premesso che probabilmente le forze politiche in cui noi potremo militare in futuro, militiamo adesso, non hanno problemi di, come dire, possesso di azioni, di proprie aziende in borsa, quindi non so tu, ma io non ho aziende. Sicuramente non le media, sì. Ecco, quindi, diciamo. Ecco, però. Lì poi alla fine, che Berlusconi sia una tigre di carta, questo l'abbiamo visto anche in altre circostanze, ma lui sarà stato pure una tigre di carta, ma non è che ti arriva addosso un colpo di maglio tale per cui nel momento stesso in cui, come dici tu, soprattutto un paese come l'Italia, che nel momento in cui uscisse automaticamente smonta l'intera costruzione dell'euro, non è l'uscita della Grecia, è il collasso di Eurozona, non è che sarebbe un colpo di maglio tale per cui non dico finiamo come l'Argentina, ma facciamo comunque la brutta fine. Ma questo ovviamente è possibile. Io quello che però dico a chi mi prospetta scenari, la mia risposta è duplice. Allora, in un caso di uscita noi perderemmo il 30% dei nostri investimenti, il 20% della nostra capacità produttiva, avremmo qualche milione in più di disoccupati? La risposta è no. Queste cose le abbiamo già avute, restandoci. E dunque io il rischio lo correrei. Detto questo, poi il problema è molto semplice. Si tratta di mandare in Parlamento una maggioranza di persone che è capace, questo lo sappiamo, diciamo, da sempre, ma che ha come linea politica questa, cioè quella di una difesa di alcuni presupposti anche di buonsenso costituzionale e che ha una posizione contraria alla permanenza in quest'area se non avvengono cose molto radicali, cambiamenti molto radicali, dove i cambiamenti molto radicali, guardate, sono la banca centrale non indipendente o il mandato duale della BCE esplicitato sui trattati, cioè roba che incide. Secondo me l'unica possibilità è questa. Dopodiché l'incapacità la conosco, ma è la stessa incapacità che ci ha portato a negoziare in maniera delirante su delle partite enormi. Guardate che la cosa dell'unione bancaria, io ve l'ho messa, magari la parentesi era anche noiosa, ma c'è un motivo per cui io insisto su questo, perché secondo me quello lì non è un fronte che si è chiuso. Noi abbiamo già avuto una crisi bancaria che era originata dalla nuova regolamentazione europea, perché questa è la verità. La crisi del 2016, da novembre 2015, col fallimento delle quattro banchette irrilevanti sistemicamente a causa di un'interpretazione sbagliata della Commissione europea, che un governo normale gli avrebbe rispedito al mittente dicendo prego sanzionami, ne riparliamo al Tribunale di Giustizia di Lussemburgo, e vincevamo. Ma non è solo quello e l'introduzione del bail-in, cioè che per la prima volta dagli anni 30 se salta una banca ci rimettono i soldi anche i correntisti, almeno oltre una certa soglia, ma comunque sia, è questo che ha provocato un bank run, come qualcuno, tra cui ahimè il sottoscritto, aveva previsto nei primi mesi del 2016. Perché? Per il meccanismo straovvio per chiunque si occupi di finanza delle previsioni che si autoavverano, se mi vengono a dire, me lo scrivono addirittura a titoli di scatola sui giornali, d'ora in poi le banche meno solide avranno, nel caso bisognerà stare molto attenti perché quelle le lasciamo fallire, perché è previsto che vengano fatte fallire,
è evidente che se ho qualche dubbio sulla solvibilità della mia banca, i depositi li porto via, così che quello che era un'eventualità diventa una realtà. E guardate che sembra teoria, è esattamente quello che è successo con Montepaschi, con la Vicentina e con Veneto Banca. Tutti continuano a parlare e a straparlare dei crediti fasulli, sono tutte balle, nel senso che i crediti c'erano prima e c'erano dopo, ma quello che ha fatto tracollare queste banche è stata la fuga dei depositi e delle imprese che avevano la liquidità in quelle banche. Guardate, io sono uno delle persone che non con quella banca lì, ma con un'altra, che poi ha fatto la telefonata, perché avevano la tesoreria dell'azienda per cui lavoro, e gli ha levato da un giorno all'altro 20 milioni. Perché c'era un rum, non si capiva bene cosa succedeva a questa banca, che è quella che poi si è fusa con la Banca Popolare di Milano, in un certo periodo, e ho avuto ordine dall'amministratore delegato della mia azienda, dice: noi quanto abbiamo lì, li porti via domani. Moltiplicate questo per tutti coloro che hanno liquidità, cioè tutte le imprese italiane praticamente, che hanno un po' di liquidità e che non necessariamente usano tutto quello che hanno il giorno dopo, e avete il quadro di quello che è successo. Questa roba, ripeto, non è finita, perché con le normative sui crediti, i cosiddetti NPL, i crediti non performanti, stiamo andando di nuovo nella stessa direzione. E guardate che poi chi volesse avere una teoria complottista non farebbe tanto fatica a disegnarla, perché uno dice: avete un sacco di NPL, uno dice: ma com'è? E come mai prima non ce l'avevo? Perché se noi fotografiamo il 2007, in Italia le banche italiane avevano 40 miliardi di crediti non performing, sono arrivati a oltre 200, quasi 300. Perché? Quando ci sono arrivati, quando è stata una delle cose più divertenti, quando hanno intervistato Monti, gli hanno detto: ma lei perché non ha fatto la bad bank? E lui ha detto una cosa giusta, ha detto: beh, quando sono arrivato io non c'era questo problema. E certo, l'ha creato lui. L'hanno creato quelle politiche di qui sopra, che hanno distrutto la domanda. Quando io dico che abbiamo distrutto il 20% di capacità produttiva, quel 20% lì era di gente che aveva il conto in banca, erano imprese che da un giorno all'altro sono saltate o hanno cominciato a campare molto stentatamente. Questi qui si chiamano crediti non performanti, se li vedi dall'altro lato, no? È questo che è successo. Allora, uno dice: vabbè, ma hai fatto fare delle politiche procicliche che hanno creato i debiti, questo tipo di crediti non performanti? Dopodiché ti dico che quelli che c'hai in bilancio domani li vendi. Cosa succede se mi dai un vincolo di questo tipo? È molto semplice, che il prezzo lo fa il compratore. Cioè che io non li posso vendere a 70, non li posso vendere a 50, non li posso vendere a 20, li devo vendere a 17 o a 13, come ha fatto Unicredit. Recentemente ho visto che un'altra grande banca italiana ha considerato un titolo, un grandissimo successo, il fatto di averli venduti a 0,25, no? Per cento. Anziché 0,17, 0,13. Questo cosa significa? Che quella banca farà una svalutazione conseguente sui suoi bilanci e dunque dovrà fare un aumento di capitale se non ha abbastanza soldi. Questa roba qui che abbiamo visto sulle grandi banche si riproporrà se andrà avanti la fusione delle BCC in alcune holding per le banche di credito cooperativo, che sono quelle che a livello territoriale fanno i crediti alle piccole imprese in formazione, no? E in questo modo noi abbiamo fatto bingo, che abbiamo finito di distruggere il tessuto produttivo di questo paese. Per cui, diciamo, sono cose che non hanno finito di manifestare i loro effetti, tutto questo. E queste cose sono frutto anche dell'insapienza di chi ha negoziato determinati dossier. Allora, anche quello è un'insapienza che ha fatto danni, voglio dire. Forse l'ideale sarebbe avere qualcuno che non è insipiente e che fa delle politiche giuste. Però ecco, io sinceramente non credo che ci siano molti margini, penso che abbiate capito, ve l'ho detto 200 volte,
per continuare a sperare, cioè siamo veramente al punto che pensare che in questo contesto europeo riusciamo a ottenere un cambiamento radicale della situazione in positivo è una vittoria della speranza sull'esperienza, no? Cioè sono 10 anni che va così. Noi, la verità, guardate, io sono un po' enfatico su questo, ma ho visto i numeri e tutte le volte che li riguardo mi fanno la stessa paura della prima volta. Noi non abbiamo mai vissuto un periodo di questo genere, tra crisi e stagnazione. Cioè probabilmente per avere qualcosa di simile bisogna tornare alla fine 500, inizio 600. Ma lì è iniziata una crisi secolare di questo paese. Nel 1830 il prodotto interno lordo pro capite era come quello di 2 secoli prima. Cioè questo accade quando non cresci. Cioè noi abbiamo avuto un crollo, anzi in verità il grafico ha fatto così, che è sceso, c'era un inizio di ripresa con quel tremendo personaggio orribile che si chiama Berlusconi, non per merito suo, ma semplicemente non aveva fatto per un politico ulteriormente depressivo, è arrivata la lettera della BCE di agosto, hanno cominciato a fare così, è arrivato Monti e siamo ricrollati. Però da allora non è che c'è una ripresa lussureggiante, noi siamo, cioè, siamo i penultimi in Europa come crescita in questo momento, il che aumenta lo squilibrio rispetto al resto dell'Europa, perché poi è sempre un rapporto relativo, no? Quando io dicevo c'è la divergenza non è soltanto che tu vai in giù e gli altri vanno in su, ma che tu vai in su pochissimo e gli altri ci vanno molto di più. Questo significa reddito pro capite, significa tra le altre cose quella cosa che viene sempre paventata da chi è contrario all'uscita dall'euro, cioè ci vengono a comprare le imprese per 2 soldi. Sta già succedendo da anni questa cosa qua dentro, per cui ecco, io sono, quello che tu poni è sicuramente un problema molto reale, perché poi tutti noi abbiamo presenti determinate figure che popolano i palazzi della politica. Però io credo che la soluzione a questo è mandarci persone che hanno, diciamo, competenze, capacità, un orientamento molto deciso in questa direzione e che non si raccontano storie. Io, guardate, io ormai sono arrivato al punto, sarà un pregiudizio illuministico, però che io voglio che non mi raccontino delle storie. Quando comincio a sentire le solite storie sul fatto della guerra, che abbiamo impedito la guerra mondiale con l'Europa, io non ne posso più, perché non c'entra niente sta roba qua. La guerra mondiale è finita, non c'è stata in Europa per 8 anni, perché c'era non la NATO, ma la NATO e il patto di Varsavia, tant'è vero che quando è venuto giù il patto di Varsavia abbiamo ricominciato a fare la guerra in Europa, anche per colpa nostra in Jugoslavia. E dopodiché le forme di dominio sono tante, cioè non c'è soltanto quella militare, eh. Quello che è successo in Grecia, io lo trovo una roba pazzesca, perché ha riproposto su scala nazionale alcune cose che io totalmente casualmente, di cui mi ero occupato, occupandomi dell'unificazione della Germania. Addirittura il modello della società a cui vengono conferiti gli asset è stato proposto che fosse lo stesso. Ma quella lì è una società che ha sperperato, nel caso della Germania Est, 1.000 miliardi di marche dell'epoca. Una roba incredibile, che si giustifica soltanto perché quelli li sperperavi, però i tuoi conquistavano, facevano tabula rasa di quello che c'era lì e poi conquistavano tutto l'est europeo, no? E quindi è chiaro che per loro va bene. Cioè, se tu parli alla Siemens, dici, ah cacchio, nei primi anni 90 abbiamo avuto un boom economico. E certo. Però queste cose riviste fanno veramente impressione, perché è veramente una dinamica neocoloniale. Qualcuno se si è arrabbiato, no, qualcuno mi ha criticato da sinistra, io ho ricevuto tantissime critiche da sinistra, perché avevo detto che era un modello, peraltro citando autori tedeschi, che era un modello neocoloniale quello dell'annessione della Germania Est, che era stato paragonato, fra l'altro non prendevo neanche tanto posizione. Ah no, non si può dire perché è coloniale. No, è proprio così. Cioè, il colonialismo si esprime in tanti modi. Quando tu sostituisci una classe dirigente con la tua, da un giorno all'altro così, e gli distruggi le capacità produttive, ci metti le tue, e come lo vuoi chiamare? Pippo?
Ma... c'è tempo ancora per due interventini? Ultra brevi, eh? Soprattutto io dove ultra brevi, perché voglio riprendere. Stiamo perdendo un sacco di tempo. Bravissimo, bravissimo. Allora, domanda veramente. Dove è qua? Domanda veramente piuttosto secca. Diciamo, il tema generale è l'egemonia culturale. Io sono d'accordissimo, diciamo, sui contenuti, però se noi diciamo è utopistico convincere la Germania a fare politiche diverse da quelle che ha fatto in tutto il dopoguerra, è utopistico cambiare i trattati europei, la domanda un po' provocatoria, ma io è veramente un dilemma che mi pongo, è non è altrettanto utopistico pensare di convincere gli italiani a questo livello di dibattito, sto pensando ai Pallarò, che non solo bisogna uscire dall'euro, ma bisogna anche far risposare la banca centrale e il governo, quindi recuperare un po' questa alleanza che è stata rotta nell'81, controllare i movimenti di capitale, fare politiche industriali, fare tutte le cose tabù. E come fai a pensare di portarle a Ballarò queste cose con la Fornero ospite fisso ed è anche la trasmissione forse fra le più evolute che abbiamo? Ecco, non è altrettanto utopistico prendere questa via, non è che siamo veramente in trappola, perché una via non si può, l'altra via non lo so, forse sì, ma io la vedo veramente molto difficile. Che si fa? Vai. Sì, quello che volevo chiedere si ricollega a quello che ha detto Marcello, nel senso che proprio l'altro giorno, per caso, stavo vedendo un'intervista a questa economista statunitense che si chiama Stephanie Kelton, che raccontava quando, che è diventata consigliere di Bernie Sanders, e raccontava quando aveva incontrato Sanders, il quale gli aveva chiesto: se tu fossi me, cosa proporresti come piattaforma economica? E lei gli aveva risposto: ma io proporrei la seconda Bill of Rights, cioè cercherei di andare avanti su quella strada che all'epoca, no, era stata proposta per la modifica della Costituzione fino alla seconda guerra mondiale, che in pratica avrebbe trasformato la Costituzione degli Stati Uniti nella Costituzione italiana, con il diritto al lavoro, eccetera, eccetera. E allora ho visto proprio in queste settimane il fatto che adesso nell'ambito della piattaforma che ci sarà per il 2020 dei democratici degli Stati Uniti è stata lanciata questa proposta del lavoro garantito per andare verso una istituzionalizzazione effettiva del diritto al lavoro. Okay. E questo dibattito, visto che c'è stato questo dibattito nei media americani, si è parlato, no, la destra, la sinistra, di tutto questo aspetto qui. Poi cosa ho fatto? Ho provato a vedere se c'era qualcuno che riportava la notizia nei media italiani. Ne ho trovati due, ok. Uno è sulle 24 ore, perché sarà cosa economica, allora un articolo molto così così. E l'altro, il Foglio, che è la mano armata che ovviamente diceva contro di ogni eccetera eccetera. Ma quello che mi ha colpito è stato che non c'è stato nessun giornale, non so, il Manifesto o qualsiasi altra cosa che riportava questa notizia. Cioè chi ne ha riportato ne ha parlato per una questione economica o per un problema male. Allora la mia domanda è: ma questa struttura, diciamo, che siamo inseriti, no, come diceva Marcello, quanto influisce poi sul dibattito culturale che c'è in mediatico? Altri? No, basta. Vado? Poi ti lasciamo andare, ti teniamo qua fino a domani mattina. Allora, ovviamente è molto difficile, il tema dell'egemonia è reale e il tema dei media è ancora più reale. Io credo che si possa provare, che valga la pena, e credo anche, però dobbiamo anche cercare di capire qual è la tendenza. Allora, la verità è che le cose che vi ho detto stasera, 3 anni fa, forse non ve l'avrei potute dire qui. O forse avrei avuto altre reazioni. Ma il vero tema non è questo qui, ovviamente, non è molto importante quello che io dico e come viene accettato o meno.
il tema che si sta diffondendo una consapevolezza molto significativa di alcuni snodi del processo. Il fatto che le politiche di austerità fossero procicliche e quindi avrebbero comportato, io l'ho scritto in un libretto quando Monti era al governo da 7 giorni, adesso tutto sommato, sì, Alesina ogni tanto si inventa qualcosa, però lo sanno anche loro. Il Fondo Monetario Internazionale, dopo aver detto che il moltiplicatore della restrizione fiscale era 0,5, una roba, un'infamia, ha dovuto dire che era l'1,5, l'1,8 in situazioni di un certo tipo. Ormai alcune cose sono riconosciute e anche il disagio ha cominciato ad esprimersi. Guardate, io non so poi la vostra valutazione, non voglio entrare in questo più di tanto perché non è il nostro tema, ma voi pensate che il 17% di voti alla Lega Nord siano tutti, hanno a che fare con gli immigrati? Io non lo penso affatto. A Spezia, che è la mia città, ovviamente questo problema, per carità, marginalmente esiste, la Lega aveva nel 2013 l'1% dei voti, ha preso il 19%. La verità è che su tutta una serie di temi, ora al di là di, non voglio entrare nel merito, se ha ragione, sono state percepite come menzogniere alcune promesse, è stato percepito come menzognero, magari oscuramente, magari il discorso che veniva fatto. Allora, io vi faccio questa provocazione. Secondo me il vero problema che abbiamo in questo paese riguarda la cosiddetta elite. Perché se tu parli col tassista, col benzinaio, con quello che fa un lavoro normale, ti dice, io confronto la mia vita con quella di 20 anni fa, è peggiore, qualcosa avrà a che fare con questa moneta. Non è che mi potete venire a dire che è la globalizzazione, che è la Cina, quando so benissimo che la mia azienda, che era un subfornitore tedesco, non ha più lavoro perché l'ha andato in Ungheria o in Polonia o in Repubblica Ceca. E gli danno pure i fondi europei dove noi prendiamo di meno di quello che versiamo. Il vero problema è Ballarò, che quando tu arrivi a quel livello lì, cioè non ci arrivi proprio. Guardate, io sono stato, una delle esperienze tristi della mia vita di cui preferisco non parlare, ma lo faccio, nel 2013 io sono stato candidato per la lista Ingroia al Parlamento italiano. Ora, è stata una vicenda molto triste per tanti motivi, poi ne possiamo parlare davanti a un bicchiere, anzi qualcosa di più, di vino. Ma il motivo che mi ha letteralmente disgustato di quello che succedeva è aver visto in concreto il funzionamento dei media. La trasmissione più volte citata e lodata qui ha cambiato la scaletta delle domande a Ingroia. Io lo so perché ero quello che mi preparava le risposte sull'economia. Noi avevamo una scaletta di un certo tipo, preparammo alcune risposte, gli furono fatte altre domande. Delle domande in scaletta ne fu fatta una sola, quella che era, che avrebbe, erano sicuri che avrebbe fatto un passo falso su quella, e non gli fecero le altre. Abbiamo avuto un'imboscata, la prima uscita della lista è stata connotata da un'imboscata architettata da quella che fa 8 euro, non mi ricordo, ho rimosso anche il nome, no? Quella di 1 ora e mezza. Ah, è l'annunziata. Che si è scusata alla fine della trasmissione, ma ovviamente che te frega di scusarti, di accettare le scuse, no? Quando hai... Allora, e questo per cui queste cose non è vero che incidono. Io però vorrei dirvi che secondo me siamo oltre la soglia in cui ormai i media si filtrano, ma per un semplice motivo, che non ci sono più soltanto i giornali e la televisione. Per questo motivo secondo me è gravissima e pericolosissima la questione delle fake news, perché il tentativo è esattamente il contrario di quello che dicono. Cioè, siccome c'è qualcuno che fa debunking, come si usa dire, in termini allucinanti, delle nostre balle, e ci sono decine di migliaia, centinaia di milioni di persone che riescono a seguirli, io questa cosa te la blocco. Mi invento le peggio cose pur di...
Dopodiché credo che dal punto di vista pratico non sia semplice, perché voglio vedere la volta che qualcuno mi blocca su una roba, cioè prendo il mio, la fabbrica del falso, e gli dico quanti giornali dovrebbero chiudere il giorno dopo, no? Però al di là di questa battuta, il tema c'è ed è serio, però secondo me non riescono a tenerla, secondo me non ce la fanno più, siamo oltre la fase in cui le cose non filtrano, e in questo senso secondo me c'è una somiglianza con altri periodi abbastanza bui della nostra storia, no? Insomma, quando è che i giornali hanno finito di definire terroristi i partigiani? Beh, insomma, mica tanto presto, eh? Hanno finito, poi sono diventati ribelli, poi verso poi il 45 hanno cambiato il nome, no? Io credo che questo valga anche in questo caso valga il paragone con i paesi dell'est. Ci sono stati dei movimenti che erano, non si, cioè letteralmente, ma nessuno di loro ci avrebbe creduto, forse in Polonia, Solidarność, grazie ai soldi di Calvi e di altri, e l'appoggio del Vaticano, lì avevano più chance, ma in altri paesi erano veramente poca cosa, ma quello non è stata una cosa costruita onestamente, eh? Cioè di colpo una gran parte della popolazione è scesa in piazza con questi qua che insomma, erano gente abbastanza marginale, io penso, conosco un po' meglio il caso della Germania Est, erano sostanzialmente, cioè erano qualcosa di molto diverso degli originali, insomma, alcuni della tavola rotonda, no? Di quella, per cui io credo che comunque sia, del resto non vedo molte altre alternative, è chiaro che è difficile il percorso, però io credo che sia importantissimo, cioè, valutare le opzioni in maniera concreta, scegliere e darsi da fare perché prevalga quella che secondo me è la ragionevolezza. Quando io ho letto prima i brani di questi economisti degli anni 60, cioè noi stiamo vivendo in un mondo finto, cioè non è scritto da nessuna parte che questa roba qui è la fine della storia. Addirittura questa qui è una regressione, è un ritorno a quello che c'era prima dell'economia mista del secondo dopoguerra. Ora, non è che uno deve tornare lì esattamente, no, ma il concetto che ci deve essere un diverso bilanciamento tra Stato e mercato, che tu non devi trasformare, che l'assicurazione sui rischi personali te la deve dare lo Stato e non deve essere personale, e che questo è economicamente progressivo, perché una persona che è terrorizzata dal suo futuro esprime la sua creatività nel lavoro molto meno, ovviamente. Noi abbiamo avuto esattamente l'opposto, noi abbiamo la perfetta metafora di tutto questo è Tommaso Padoa-Schioppa, scusate io, i miei grandi miti. Nel 2003 questo signore, prima di diventare ministro del centro-sinistra, qui non si può neanche dire che non si sapeva, fa un articolo sul Corriere della Sera dicendo che in Europa ci sono una serie di intercapedini tra l'individuo e la durezza del vivere che vanno abbattute. Questo è il concetto di questa gente qua. Questo è quando uno dice abbiamo individualizzato l'assicurazione sui rischi dell'esistenza, è il concetto esattamente questo. Tu hai cominciato a dire che il fatto che lo Stato potesse garantire a qualcuno di non crepare se andava, se non guadagna tanto e ha bisogno di cure mediche costose, non era una grande idea. Dopodiché la realtà è la conseguenza, ovviamente, no? Però non è questo il punto d'arrivo, cioè voglio dire, questa è una regressione dal mio punto di vista. Io non so, forse avrò una filosofia della storia un po' semplificata. Secondo me è regressivo tutto quello che diminuisce i diritti sociali, e lo è necessariamente, e lo è anche dal punto di vista del rendimento economico alla fine di un paese nella sua totalità, tra le altre cose. Io sono abbastanza convinto anche di questo, ma non è questo il tema, ovviamente, non è che sacrifico i diritti sociali al pillo, okay. La verità è che ti becchi meno diritti e anche meno prodotto interno lordo in questo modo qua. Allora tutto questo secondo me va chiamato col suo nome, cioè una regressione da cui bisogna uscire.
Io penso che le forze, le energie per farlo ci siano. Penso che ci siano di meno a livello di elite, molto di meno a livello di elite, per molti motivi, tra cui l'interesse personale. Tra cui l'interesse personale. Però anche in altri paesi era così. Nei paesi dell'est l'elite era per definizione governativa, diciamo, no? Non è andata a finire tanto bene, no? Per cui io credo che siamo abbastanza vicini a quel momento, a quel mondo lì. Grazie.